Quello che state ascoltando con questa musica molto molto arrabbiante è Fumble. Fumble! Vi chiederete perché stiamo usando una musica arrabbiante per una cosa di fantascienza? Lo scoprirete quando avremo iniziato a creare i personaggi, perché Simone ci spiegherà anche questo, vero Simone? Cosa? Lo scoprirete quando avremo creato una musica fantascientifica e potremo dirvi che... Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. E è anche un editore di giochi di ruolo, perché trovate Clotos e Gattai sia in vendita su fumblegdr.it. In vendita? Fatto molto tedesco. Libereremo le fosse da voi. Considerate che comprare Clotos abbassa lo spread, quindi... Non lo so. È nel destino dell'Italia comprare Clotos. Sembrano delle cose che lo trovate in vendita su fumblegdr.it, lo trovate in vendita su DriveThruRPG, lo trovate in vendita su Facebook, sulla nostra pagina di FumbleGDR, e lo trovate in vendita da settimana prossima, probabilmente anche nei negozi, perché da questa settimana abbiamo un distributore, quindi andate nei vostri negozi di fiducia e chiedete di comprare Clotos. Oppure comprate 50 copie e le mettete dentro le macchinette in ufficio. Esatto, anche quello può funzionare. Un mi raccomando, cambiate i prezzi, perché sennò ci perdete un sacco di soldi. Un distributore se di... mettete al posto del KitKat, perché uno fa un euro e si prende una copia di Clotos, non vi conviene. A meno che voi non vogliate di condividere, esatto, con tutti la se gioia. Se lo fanno per il bene dell'umanità, va bene anche quello. Sappiate che dovreste. Ma lo spero che mi piaceva di più, però. Anche se non ti consiglio di farlo con le macchinette del caffè, perché fanno le macchinette del caffè. Non hanno passato burrascosi. Sempre li ha già ascoltato giusto una settimana. La responsabilità è sempre dello stesso individuo, però. Sì. Tra l'altro sì, quindi. Ma stasera non siamo qui a giocare a Clotos, non siamo qui a giocare a Gattai, nonostante si parli di fantascienza. Siamo qui a giocare a Coriolis. Coriolis. A iniziare la campagna di Coriolis, perché in realtà stasera non giocheremo nemmeno, faremo i personaggi. Yes, come Coriolis, perché c'è scritto. Coriolis. No, perché ci sono due, è una specie di umlaut al contrario sotto la S, quindi per me è Coriolis. Come i due detti. Comunque questo in teoria è un gioco serio, no? In teoria è un gioco serio. Sottolineiamo in teoria. Guarda, anche Cult in teoria era un gioco serio. Ma Cult è rimasto un gioco serio. Anzi, è stato solo elevato. Esatto, no. È diventato un gioco davvero. No, serio. Nessuna incarnazione di Cult in questo tavolo è mai stata seria. Tranne Strange Wyoming. Ma prima c'è stato il De Benedettis con Padre Flanagan. Ma perché il problema è stato quello che Strange Wyoming non sembra che sia così serio, perché Padre Flanagan e De Benedettis hanno settato una barra troppo alta. Sì, poi c'è stato di nuovo De Benedettis con Padre Flanagan dopo Strange Wyoming, e poi è arrivato Manto con John Wayne. Sì, anche John Wayne. Ciao Betty. Hey Betty Lou. Basta ricordarlo, basta. Quindi insomma, eh? Con le pistole di plastica. Bellissime quelle. La mossa. Andate ad ascoltare l'ultima puntata di Cult. Sì. Ma comunque, ascoltate la prima puntata di Coriolis, che è questa, anzi la puntata zero. Meglio. Allora, dici tutto. Vi dico tutto. Tutto. Allora, innanzitutto è un gioco della... Ma è tipo Monopoli? Come funziona? Chi vince? Allora. come si vince? Come si perde? Allora devi mettere... Si perde facile, morite tutti. Devi mettere giù almeno tre carte che siano o in scala... Ma a me non me le avete date le carte. Tre carte in scala? A me non me le avete date le carte. O dello stesso numero. Mi servivano delle carte? Io non ho portato nessuna carta. Neanche no, serviranno dei dadi da 6. Serviranno dei dadi da 6 e noi useremo i dadi da 6 del Monad System. Molto belli, molto belli. Ah, perché sono funziona belli. Stesso modo, quindi sì, conta solo il successo. Sì, a posto. Infatti moriremo la seconda. Continuiamo a usarli al contrario, i dadi del Monad, però vedi 6. E il D6 il D6 con le facce numeriche servirebbe solo nell'azione del capitano, quindi in era più caso... comodo questo, perché almeno vedi i successi direttamente. Se devi tirare 10 dadi in quel caso tireremo fuori un dado da 6, esatto. E lo facciamo tirare a Gianni. Ho detto Gianni come Betty, ma Gianni Lu che stasera non c'è, ma ci sarà, è nei nostri cuori, e stiamo facendo di un personaggio il più possibile ubriaco. Qui dove c'è scritto apparenza faccia metto sì. Clotin no, invece scrivi anche se ne hai uno o più. Anche due. Allora, come Gianni. Gianni Bifronte. Coriolis è un gioco fantascientifico basato
sulla fusione di più, secondo me, serie televisive. Perché... Friends? No. Battlestar Galactica? Sì. City. Friends, Battlestar Galactica e Sex and the City. Volendo, non dico di no, volendo, Firefly. Firefly, Battlestar okay. Galactica? Okay. Stargate. Ok. Un po' di Stargate c'è. Quindi c'è un sacco di magico. Mistico. C'è, sì, 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 un po' c'è. Infatti, di base, la definizione del gioco è Le Mille e Una Notte, versione araba, nello spazio. Oh. Il riassunto del visto gioco che settimana scorsa avete giocato a uno steampunk indiano. Questa volta sì, facciamo la sci-fi medio orientale. Ok. Come siamo, eh? Come siamo troppo avanti. Come siamo cosmopoliti a Fumble. Perché nessuno ha mai fatto un gioco sugli eschimesi? Tipo, sicuramente tutto, c'è. Però tutto ambientato in al Polo Nord. Esatto. Il gioco di ruolo di Piccola Bianca Siebert. O di Pingu. Il gioco di ruolo di Pingu. Cazzo di lepre. E... tornando. La storia di questo gioco, dove il background parte con la Terra sovrappopolata, che manda delle navi in esplorazione per altri mondi. Delle navi colonizzatrici... Però... quindi è tipo Battlestar senza il fatto che è stata sterminata tutta l'umanità. Sì, sì, un sacco di gente inutile sulla Terra. Okay. L'umanità è ancora viva. Navi arca gigantesche? Navi arca gigantesche. Ok. Roba... livello di tecnologia? Quindi anche macros. Livello di tecnologia... base, sub luce. Quindi okay. Non c'è il viaggio iperspaziale con c'è. I motori per luce. No, non c'è. Ok, quindi quindi è un sistema solare al massimo. Sì, è un sistema solare al massimo. Sì, c'è dei... buoni motori a impulso, ma non... cioè, se dici di andare da una stella a un'altra ci metti 10 anni. Ok. E poi non sai quale impulso, peraltro. Scusate, basta, smetto. Non continuo su questa, no. Ok. Non so perché, ma metallo. È la nave di metallo. Per quindi forza. Se volessi andare su Marte ci metto qualche giorno? Oppure sì. Comunque 6 mesi? No, qualche giorno. Okay. Qualche giorno. No. Ci vogliono 6 mesi per andare. Con i nostri motori sì. Okay. Davvero? Con i motori... pensiamo molto di più. No, di più, no. di più. Di brutto. Ah, ok. Con i motori di Elon Musk. La sonda che hanno lanciato ora, che è atterrato su Marte, se non sbaglio ci ha impiegato... 20 anni, una cosa del genere? No, meno di 20. Sono 5 anni. Comunque 3, non, 3 anni, non un giorno. No, non 6 ore. Ok, tu vai avanti, intanto io controllo. Ecco, grazie. 2 navi arca. Google Maps Marte. Quanto ci vuole per andare su Marte? Diventa. Dipende, è l'ora di punta. Bicicletta, no, piedi, qua, shuttle. Nelle navi e nella tecnologia che giocate anche voi, è messa a punto e studiato in tutti i suoi sistemi il reattore. Okay. Quindi c'è il reattore a fusione che alimenta il reattore ad antimateria. Il reattore ad antimateria fornisce energia alla nave, quindi c'è dei motori a impulso degni di questo nome. Capito, è molto in linea con The Expanse, l'universo di The Expanse. Sì, sì, più o meno. Non c'è la cosa di Star Trek del pigi un bottone o mandi avanti una levetta e vai a iperluce, no. Siamo su luce. Se prendi una delle distanze più corte di quando è più vicino, ci vogliono dai 150 ai 300 giorni. Guarda te, ah, ma quindi un anno. L'ho detto, tra 6 mesi e un anno. Come? A pieno no, proprio certo, razzo. Se è una missione con umani a bordo, ci vogliono... Perché un conto è dire, infatti un'altra tecnologia che avete è i proiettori di gravità. Perché meno male. Qui esiste la forza d'inerzia tradotta, non sei come a Star Trek che se dai... andiamo a un mezzo d'impulso, che vuol dire 150 km al secondo, 150.000 km, improvvisamente da 0 a 100, vuol dire che tutti si ritrovano spalmati. Questo vuol dire che nel senso, se sei tipo a 20 giri si spappolano le ossa. 20? Da 0 a 150.000 km al secondo. Il New Horizon, che non so se è possibile metterci gente dentro per la velocità che va, ci mette 39 giorni. New Horizon. Sì, bisogna... ma è una sonda o una... no, no, è un razzo che va a 58.000 km all'ora. Ah, in continua propulsione e in continua accelerazione. Ma senza considerare il fatto che non ci può essere dentro niente di fatto di carne, perché appunto... spappola. Ti spappola. Cioè, quindi puoi tollerare... 10G al massimo, se che... a dirla, se non dico una cazzata... Comunque massimo, sì, secondo me ci vogliono tra 6 mesi e un anno, per adesso almeno qualcuno non ci smentisca. Sì, poi... sì. Che un astrofisico si diciamo può allora, abbiamo degli astrofisici che ci seguono abbastanza regolarmente. Quindi, se non oggi, ditecelo per la prossima volta. Qualcuno ha già scritto qualcosa. Non andate alla fonte. Per chi ci ascolta da Marte, fateci sapere quanto ci avete messo ad arrivare.
No, che delay ci avete nell'ascoltare questa puntata. Giusto. Oh, giusto ieri è uscito un articolo. Come facciamo nel 2024, quando è previsto che ci siano i primi umani su Marte, a guardare Netflix? E si stanno preoccupando di come trasmettere internet su Marte. Beh, con un lag discreto. Vabbè, comunque, ma... mettiamo caso, poi ci correggeranno, che ci voglia un anno. In Coriolis ci vogliono 10 giorni. Da pianeta a pianeta? Da Terra a Marte? Terra a Marte, no, ci vuole ore. Ah, qualche ora. Ah, ore, okay. Io la metto in propulsione. Quindi diciamo che il non problema... vai su un altro sistema solare, ma... Il problema è sole. Ok. Ok. No, poi me lo ripasso, comunque c'è la quantità di distanza che puoi fare. Quindi diciamo che detto questo, quindi un missile sarà più veloce della nave, non perché è più veloce, ma perché un missile può andare a come si dice? Accelerando. A un'accelerazione che non è tollerabile dai nostri corpi. Anche. Ok. Comunque non entriamoci più di tanto nella fisica. Allora, vengono mandate queste due arche in esplorazione, puntando vari settori della galassia. Da Terra, punto centrale, vengono mandati in vari settori della galassia. Questi stronzi, poverini, però, mentre viaggiano, la Terra scopre... Scoperta fantascientifica. Ma gli hai messa la benzina? No, io ti ho lasciato il gas. No, loro sono in stato criogenico, quindi. Ah, quindi non sanno. Ogni tanto c'è la famiglia, perché viene suddivisa clan la cosa per regolarizzare le funzioni a bordo della nave. C'è la famiglia dei piloti che governano solo la nave e comunque vanno in criostasi anche loro. Tipo ogni anno a turno si svegliano e come va la nave? Tutto a posto, facciamo una revisione. Bomba, ok. Vabbè. Mentre questi viaggiano, sulla Terra fanno un'altra scoperta, i portali. Ah, oh. Su un sole vicino alla Terra scoprono che c'è questo campo d'energia, qui si va nella fantascienza, questo campo d'energia intorno al sole che deflette in qualche maniera strana, caotica, lo spazio, e se ti tuffi dentro al sole a un certo vettore, a una certa velocità, puoi saltare da una stella all'altra. Sa chi è venuto in mente di provarci? Ma un caso, Manto. Ah, giusto. Perché mi dice, ecco, è il corrispondente alimentare di alcuni formaggi, che dici, ma come gli è venuto in mente? Fu un caso. Potrebbe essere buono, mangiamolo. Fu un caso, e tramite questa prima scoperta si scoprirono tutti questi sistemi stellari collegati. Ok. Primo sistema stellare chiamato il primo orizzonte, da questo c'era un ponte per il secondo orizzonte e un terzo ponte per il terzo orizzonte. Non avevano fantasia con i nomi. Sono ordinati. Al terzo orizzonte le popolazioni si... Non è che ci sono delle vere e proprie popolazioni, diciamo che il terzo orizzonte è stato scoperto da non moltissimo, secoli. Ok. Dove gli umani si sono andati a rimpiattare, quindi ci troviamo... carcerati, evasori, chi sfuggiva da altre situazioni poco piacevoli. Ma quindi in teoria ci sono solo umani? Nel gioco ci sono solo umani. Quindi non ci sono alieni. Sono tutti partiti dalla Terra e poi hanno colonizzato i vari orizzonti. Sì, esatto. Okay. Sì, qui non esistono alieni, ci sono solo umani. Firefly. E fine. In fin dei conti anche Stargate, se ci anche pensi. Battlestar. Sì. Anche Battlestar. Vero. A parte Siloni. Beh, non sono lì, però sono costruiti dal mare. Beh, però Stargate non c'erano tipo su altri pianeti umani, che però c'erano andati già migliaia d'anni fa. È perché erano gli schiavi dei Goa'uld. E il portale per le stelle. Però i Goa'uld non erano umani. No, i Goa'uld sono umani. È un parassita alieno che prende il corpo dell'umano. Quindi. Una via di mezzo. È una via di mezzo. Come lo caccia nello spazio. L'alieno c'è, ma non troppo. Terzo orizzonte, si sviluppano le popolazioni nei secoli. A un certo punto però succede una guerra che poi viene persa, sì, Portal Wars, 14 righe. Molto importante. Qualcuno di molto importante dice: portale un videogioco che fa cagare e scoppia una guerra. Ci siamo dati le pizze, ce le siamo dati grossi, abbiamo usato delle armi ad antimateria. Le armi ad antimateria hanno destabilizzato il ponte col secondo e il terzo e il primo orizzonte. Terzo orizzonte è isolato. È un ciclo ad anello continuo, che è questo. Non so se possiamo riuscire a farlo vedere. Sì, che è questo qua. Quella. Con le stelle collegate tutte in maniera circolare su una parte centrale del sistema. Quindi non è possibile andare da questa a questa.
Si può solo fare così ora? No. Il circolare nel senso che non questo è il terzo orizzonte. Ah, questo è il terzo orizzonte, ok. Non da puoi questo terzo da orizzonte. Cioè, puoi uscire ma vai a morire nello spazio profondo. No, non c'è il salto. Ah, non c'è proprio. E non puoi da qua andare da un'altra parte. E noi giochiamo parte. Nel terzo orizzonte. Aspetta, puoi con i tuoi motori non iperluce, puoi dire, ok, vado in quella direzione per sempre. Sì. Esatto, quello infatti, che dicevo io, vai in quella direzione sì, a morire nello sì. spazio profondo. E infatti è come arriva la Zenith. Ma noi giochiamo nel terzo orizzonte. Noi giochiamo nel terzo orizzonte. Questa serie si chiamerà Third Horizon Chronicles. Mi sembra giusto. Quindi noi siamo la feccia. Siamo allora, secoli fa siete i discendenti. Siamo l'Australia. Di esatto. Bravo, bravo. Siete l'Australia. Siamo l'Australia. In fin dei conti, ciao, siete quelli che ci ascoltano dall'Australia. Siamo ubriaconi e abbiamo. Abbiamo già il capitano ubriacone. Infatti, ciao, Gianni. Le navi spaziali sono velenose. E abbiamo i canguri anche. Velenosi. Perché in Australia tutto è velenoso. In Australia ve lo segno, canguri velenosi. Tanto. Cioè, i dromedari con le corna, cioè, posso mettere canguri. È tutto sicuramente mortale in qualsiasi mare. Ce n'è una versione più grossa e mortale. Perché voi non l'avete visto, ma c'è stato un film tratto da una storia vera, dove il regno degli animali hanno preso tutti anche loro i carcerati assassini e li hanno mandati in Australia. Solo che la storia non è andata parla. Così, no, è andata così, sono stati gli umani, ma c'erano gli animalisti che non volevano far estinguere le specie pericolose. Allora hanno detto: le sbattiamo su un'astronave e le mandiamo anche loro, giusto? Oppure alla Fievel, se ne sono imbarcati. Ma non ci sono ratti velenosi in America. Dopo che si è stabilito le popolazioni e una specie di governo tra le varie pianeti, perché poi pianeta alla fine non è che ci sia questo collegamento così costante fra sole e sistemi. Ma quando erano tutti collegati c'era un governo? Sì, c'era il governo centrale della Terra. E se tu non rispettavi le cose venivano a romperti le balle? Sì, con le navi da guerra e i missili alle antibatterie. Adesso non possono più perché è chiuso. Non possono più perché è chiuso, quindi si sono fatti un sistema di regole tutto loro. Fino all'arrivo della Zenith, che ha disalterato questi equilibri. L'arrivo della Zenith è recente, circa 60 anni fa. Sono gli stronzi che sono partiti in mille. Sono gli stronzi. Dopo qualche secolo ce l'abbiamo fatta. Intanto civiltà, tutti lì. Ma noi eravamo qui da esattamente andata così. Ma quindi questi erano quelli che erano partiti a mano. Sì. Cioè a piedi, diciamo. Sì. E sono arrivati dopo qualche secolo. Sì. Ci avranno tipo gli impianti di criogenizzazione della Madonna. Beh, sì. Oppure sono arrivati generazioni dopo. No. È che non è una nave criogenica. È una nave criogenica. Quindi sono quelli che sono partiti. Sono quelli che sono partiti. Bisognerebbe spiegargli cos'è internet. ma è proprio. Beh, come altro giovedì già. Ma c'è il sentiero. Non possono scendere né salire. scendere né salire. Perché il portale è chiuso. Ok, questi da 60 anni che fanno? Questi sono arrivati. Il capitano ha visto che. Buongiorno, dovevamo arrivare qua ed è già abitato. Ma sono anche già morti. Quindi loro quando sono partiti non sapevano neanche dei salti. No. Ma sei che stronzi, ci sono i salti. Poi andate lo stesso. Magari più breve. Siamo in partenza, ultime notizie, nessuna. Breaking news, scoperti i salti, non vi preoccupate, andate, abbiamo speso troppi soldi. È più o meno andata così. Scoperti, dovete proprio andare. Allora, vai. Beh, era uno con la voce grossa. Esatto. Era un rumorista dietro. Comunque, tornando a noi. Esatto, non sono già morti questi dopo 60 anni? No, perché erano criogenizzati. No. 60 anni da chiaro. Dalla data in cui giochiamo noi. Vabbè, ora sono 80 passati anni, 60. Quindi alcuni, altri saranno morti. Sì, alcuni sono morti. Un po' altri come saranno conoscere scesi, qualcuno che è sopravvissuto. Altri saranno scesi sul pianeta e si saranno accoppiati con gente di mille anni dopo. Esatto. O fra di loro, erano una nave colonizzatrice. Ma io vorrei accoppiare. Qualcuno trova l'amore sul pianeta. Esatto, non è che sarei attratto. Io li vorrei accoppiare. Con qualcuno di mille anni dopo, cioè avrei la curiosità di sapere se c'è qualcosa di diverso. Certo. What's new in sex? Beh, si sono evoluti di più. Ci arriviamo. La nave Zenith arriva, il capitano vede questo pianeta già colonizzato, decide quindi di svegliare tutti per prendere la decisione in comune e decidono di fermarsi. Un'ottima idea. No, perché cosa facevano? Tornavano indietro? No, andavano su un altro pianeta. Ah, ok. E si rimettevano in criostasi e ripartivano.
Cosa glielo impediva? Era una nave. Però ci sono vari pianeti in questo sistema adesso, no? Sì, che sono raggiungibili facilmente. Potevano andare, che ne so, fuori dal sistema di andarsene da un'altra parte. Si ricongelavano. Okay. Era una nave che glielo permetteva di fare. Sì, vabbè, non poi magari all'infinito. No. Vabbè, infatti all'infinito è il divertimento. No. Sì, suppongo che abbiamo avuto esattamente questa conversazione. Esatto. Chiameremo Molino. Facciamo quel, giochiamo la conversazione. Va detto che c'è una fazione che però ha preso delle navi. I Nod. I Draconiti. Ok. E se ne sono andati per i cazzi loro nel casino del risveglio. C'è proprio una fazione che ha preso, che era in disaccordo col fermarsi, ha preso e se n'è andata. Ma con le navi criogeniche? No, con la nave che c'erano a bordo dell'arca. Ah, beh, non andranno molto lontano. No, sono le navi grosse. Ok. Cioè, fai conto che la nave arca era grossa quanto la Sardegna. Ok. Ok, però se non hanno le cose criogeniche non possono andare lontano comunque. Anche non fuori dall'orizzonte. No, non fuori dall'orizzonte. No, sono andati in qualche cazzo di pianeta qui. Okay. Se era grossa come la Sardegna, invece che mettere incrostati potevi semplicemente metterci i sardi. Non sarebbero morti mai finché avevano la possibilità di giocare alla mora pecore, e delle pecore. Ciao a tutti quelli che ascoltano dalla Sardegna. Hanno deciso di fermarsi in comune accordo con chi è rimasto, perché qualcosa non si è partito, e hanno preso l'arca, la nave colonizzatrice, e l'hanno trasformata in questa, in una città, in una... la cittadella di Mass Effect. Sì. Coriolis Station, perché ovviamente gira su se stessa per risparmiare sull'energia elettrica. Certo, perché così non devono accendere i proiettori gravitazionali. Ah, fortunatamente ci sono. Ok, e sta sempre nello stesso punto o gira per l'orizzonte? No, gira intorno a un pianeta. Okay, quindi ci sono i proiettori gravitazionali, che è una cosa molto importante. Ed è considerata una capitale di questa zona oppure è solo una città di appoggio? Sì, praticamente loro sono arrivati qua, al punto centrale dell'orizzonte, è il sistema di snodo e di tutto fanno l'orizzonte. Fanno entrare chiunque. L'ombelico dell'orizzonte. Sì, fanno entrare chiunque. E immagino sia anche la città più moderna e attrezzata che c'è nell'orizzonte. Certo, esattamente, perché comunque la loro tecnologia non era di molto inferiore a quella, nonostante i secoli, non era di molto inferiore a quella che c'era nel terzo orizzonte. E poi era fatta apposta per fare quello. E non perché dici, capito, e allora nel terzo orizzonte sono stronzi. No, perché ricordiamoci, nel terzo orizzonte erano gli emarginati. Esatto. E per cui la loro tecnologia è sicuramente indietro rispetto a quella. Poi c'è stata la guerra, li hanno bombardati. Poi le navi ce l'hanno anche loro, però il mondo era sconvolto. È più o meno lo stesso livello di tecnologia. Esatto. Anche sì, delineano le fazioni di potere che vanno a noi tutto questo lo sappiamo, no? Sì, beh, queste no, queste sono conoscenze comuni. Queste sono le conoscenze comuni. Si sono suddivisi in due macro categorie. Gli zeneziani, ossia i zeneziani, beh. Sì, ma ha fatto molto veneziani. I zeneziani. Ciao. Ciao. Gli zeneziani, discendenti della Zenith, quindi della nave colonizzatrice, okay, che hanno fondato Coriolis e tutto, e i primi venuti, i First Come, quindi quelli che erano già qua. E del metallo. Sì. Ok, ma scusa, ma la fazione degli zeneziani include anche i primi venuti che hanno detto no, io sto con la Zenith? Se vogliono, sì. Okay. È una fazione proprio... Non è solo una cosa di... È della serie, l'abbiamo creata noi, però se siete d'accordo... Un po' come quelli di Roma che sono dell'Inter. Sì. Non è una razza, è uno schieramento. Non è, è uno schieramento. Sì, è una suddivisione politica, perché schieramenti... Cioè, razze non ce ne sono tutti umani. Lo so, però magari umani dopo 400 anni hanno sviluppato quattro cazzi che gli escono alle spalle. Da 400 anni fa a oggi non siamo cambiati così tanto. Questi due cazzi, allora? L'hanno un po' buttata lì, ma c'è questa evoluzione. Non è molto approfondita. Ci sono, in effetti, state delle evoluzioni nel genoma umano, e vengono chiamati umaniti. Ok. Humanite, non so come Humanite. Scopriremo solo quando uscirà la versione italiana più avanti. Bravo, giusto. Sono stati suddivisi però in tre. Chi lancia feromoni? Ok. Chi respira sott'acqua? Emettono feromoni. Chi respira sott'acqua, ma non nell'aria, importante. E chi muore alla nascita, però quelli sono pochi.
Vabbè. Poi lo ritrovo il terzo. C'erano anche quelli che respiravano sott'acqua, ma solo sott'acqua, in un pianeta senza acqua. Esatto. Comunque ci sono queste evoluzioni che, se voi ne suggerite un'altra che ha senso. Ma si possono fare a creazione? Si possono fare a creazione. Beh, puoi scegliere di essere un'umanità. Ok. Dettaglio. Sono evoluti così perché immagino che quelli che respirano sott'acqua saranno su un pianeta... Si saranno stabiliti su un pianeta col 90% d'acqua, 10% terre emerse. Quelli, cos'erano gli altri? Quelli che saltano in lungo. Se no, c'era uno che metteva feromoni. Allora, feromoni. Il terzo è quello che sono i feromoni che si sono evoluti perché non scopavano. Scusa. Probabilmente sì. I terzi sono quelli che non si muovono mai. Che sono tendenzialmente quelli che dopo che hai provato non respiravano sott'acqua. Ah, addirittura, cioè, questo prende il terzo è quello che prende il talento resistente. Resistente agli ambienti all'ambiente ostile. È brutto. Non riesco a capire come perché si debba evolvere la necessità di lanciare i feromoni. Perché magari. Ma non è perché che magari. Li prendi lì là. Contro la persona. Fanno male. È una razza che si è evoluta in un pianeta stile anfibio. E c'è stato qualche cross contamination con gli anfibi. Per... tipo le piante. No, lo sto inventando adesso, io. Adesso che hai detto anfibio, lei ha già deciso. Grazie. Grazie, giusto. Va detto però una cosa, gli umaniti sono molto visti male, addirittura a livello che la chiesa ufficiale che c'è come fazione dei primi venuti è ancora a decidere se hanno un'anima o no. Gli umani hanno un'anima, si può pregare, gli umani possono pregare per la salvezza dell'anima, gli umaniti non lo sappiamo. Ma gli umaniti ormai sono proprio una... sono una un'altra realtà. Razza? Oppure è possibile che a qualcuno gli nasca un'umanità come X-Men? Lo scopriremo. Beh, noi lo sapremo. Ma è una di quelle cose come... si può, vabbè, ma questo si può anche dire, cioè nel senso... cioè tipo non sono X-Men che è possibile a due genitori normali gli nasca quello che respira sott'acqua? No. Oppure ormai è già tutta una famiglia che respira... no, è genetica. X-Men non è così. È molto genetica. Ok. Cioè una quindi è un'intera è come famiglia chi ha i capelli decenni, rossi, okay. Come chi ha i capelli rossi o quelli degli zar che avevano il problema con la coagulazione, sì, del sangue, sì, sì. Perché si erano accoppiati sempre tra di loro e quindi quella cosa si era trasmessa. Qui la stessa cosa. Ok, quindi è una cosa genetica. Se non hai almeno un genitore umanita, il cazzo che diventi umanita è impossibile. Sì, impossibile. Capito? Allora anzi, il personaggio di Gianni è umanita così. Umanità muscaria. Beh, magari. Esatto. È un fungo. Amanita falloide, certo. Tra i primi venuti l'amanita falloide. Ok, beh, interessante questa ambientazione. Comunque, riprendendo le macro suddivisioni. Tutti umaniti, quindi. Assolutamente. Negli zeneziani ci sono. C'è la sotto. Fanno parte 5 gruppi. Il consorzio, che è. Scusa, tonno sul consorzio. Esatto, sono, ma cazzo, ma stai... sono in scatola, sono nelle astronavi per forza. Il consorzio, che è la parte più scientifica degli zeneziani, uh-huh. Quindi promuovono la ricerca, lo sviluppo e costantemente l'esplorazione del terzo orizzonte. I liberi commercianti, uh-huh. Non ce lo sto neanche a spiegare che fanno, certo. La legione. Che meno, no? E qui si comincia la cosa strana. Il sindacato, è la gilda dei ladri. Bravo. Immaginavo dal nome. Sì, vabbè. Però la cosa strana. Come ci chiamiamo? Gilda dei ladri? No, ma... è troppo losco. Il sindacato. Ma la cosa strana è che la gilda dei ladri ha un seggio di potere nel concilio. Perché ognuna delle associazioni, delle gilde che vi sto dicendo, ha un seggio di potere nella politica generale di Coriolis e quindi, okay, poi anche di conseguenza nel terzo orizzonte. Tanto l'hanno rubato facendo finta che era loro. Tipo, sono entrati, ha detto, ma questo non era il mio posto. No, è il mio. E c'è una, sì, guarda, si sono trovati una sedia in più. Esatto. E che si cazzo? E questo sono, ma c'era anche prima. Ah, ok. Boh, e qua qualcuno li avrà invitati. Gli Zendarim ci sono? Ci sono gli Zendarim. No. C'è l'egemonia zeneziana. Ah, Zenezian. Quindi lì che cercano di mantenere la razza pura. I nazisti. Nelle associazioni dei primi venuti
ci sono le cose che vanno più su la religione, okay, e su quelli che erano già là. Quelli strani sono i draconiti, quelli che ho nominato prima, che erano scappati dalla Zenith. Hanno fatto un'associazione a parte, non si sa dove si sono rifugiati, non si sa quali sono le loro risorse. Quindi non fanno parte dei primi venuti? No, non fanno parte dei primi venuti, vengono sicuramente dalla Zenith, sono scappati da là. Certo. Però si sono messi nella fazione dei primi venuti. Ah. Vabbè, se sono andati dalla Zenith... Perché sono contro gli zeneziani. Fin dei conti è per quello, non state con noi, state dall'altra parte. È politica. Poi c'è la Chiesa delle Icone, l'istituzione religiosa. Dio Adob. Dio Adob. Il sacro Noun. Oh, io veramente pensavo più a Tricesima Era con le icone. Però. Ah, quelle. Che governano quindi la religione, tutti i riti religiosi, perché per esempio il calendario è diviso in 360 giorni di cicli di rotazione di Coriolis intorno al pianeta Kua, suddiviso in 9 mesi. Ma ci sta. Perché 9 sono le divinità. Vabbè, ma ci sta, infatti, nel senso, se non c'hai... E ci sono 3 feste principali. Ma io l'ho detto, le 3 serie, non a caso. E governano quindi tutti i riti e tutto quello che ne consegue. Poi ci sono gli estremisti, ovviamente, l'ordine dei paria, che per farsi capire che sono quelli che... Per paria. Diciamo paria, ordine dei paria. Paria. No, ho invertito io, scusami. Ordine dei paria, che il loro motto è la fine vicina, e girano con una nave fortezza. La fine vicina per voi. Sì, sì, assolutamente. Poi la fine vicina è loro e vanno nel bunker. Non so se la pesco, ma della serie che hanno una navetta piccola piccola, non è proprio questa. Ah, eccola, era qua dietro. Ah, una nave di Warhammer 40.000. Esatto, sì. Sì, sì, infatti lo chiamano il monastero. Cioè, questa è una nave tipo di classe 4-3, la più grande che puoi girare a girare, la classe 5, che è già lentina. E guardate il confronto che cazzo è. Tipo il quad, 10 volte tanto, 20 volte tanto. Bene. Con le leggende che dicono che le stive sono piene delle ossa dei loro martiri e cariche di siluri di antimateria. Per non farsi mantenere. Perché sai com'è? No, perché i siluri di antimateria, le ossa dei martiri, sono la morte loro. Insieme, no? Al contadino non far sapere quanto ci vuole le ossa dei martiri con i siluri di antimateria. Vecchio detto dei... Coriolita. Vecchio detto paria. Allora, quello che non ho detto, una cosa, aggiungo, la Chiesa delle Icone si può ravvisare molto come l'Islam. Okay. Ok. Quindi c'è, non l'obbligo, ma... Quindi le donne non possono guidare? E qua, quella anche in Italia, 50 anni fa. È vero. C'è la religione quindi musulmana, con il pregare le icone, fare viaggi di pellegrinaggio verso i luoghi di culto, pregare la mattina e la sera, non 5 volte come i musulmani, ma pregare la mattina e la sera, e vi dicendo. La cosa che gli è molto vicina come religione nostra è l'Alam's Temple, quindi il tempio di Alam, che è una visione buddista. Ok. Incarnazione, lascia andare. Ma invece dagli zeneziani, in generale, come fazione, in cosa crede? Nella tecnologia. Della razza, tecnologia e non crede nella religione. E dell'universo, cosa gli interessa? E tutto che è da esplorare. Ok, mentre invece gli altri? Gli altri, l'universo è un viaggio da vivere per la scoperta di se stessi e per la ricerca. Prego, non facciamo. Questi sono, come dicevo, l'Alam's Temple, sono quelli che si riferiscono più al buddismo. E quindi c'è una ricerca più spirituale, con le icone che sono visti come passaggi che una persona deve fare per scoprire il proprio corpo e la propria mente, il proprio spirito. Ma quindi chiesa delle icone pensa che siamo stati puniti da Dio per quello, c'è stato bloccato il passaggio? No, le icone sono qua con noi.
Sono nell'universo, non è che erano solo nel primo orizzonte. Le icone sono. Quindi è un caso. Ma non è un caso, si chiama antimateria. Non hanno dato la colpa alle icone. Ma che li credono nella tecnologia, anche loro, nella scienza? Certo. Sì, vabbè, i viaggi. Allora, anche il Papa crede nell'automobile, però crede in Dio come prima cosa. Non è che non crede nell'automobile perché non è Dio. Sì, però di solito alcuni. Queste sono le conversazioni che mi posso mettere a sedere. Alcuni religiosi di un certo tipo. Se c'è una tempesta di fulmini che fa cadere un ponte e non si può più passare da una parte all'altra, è Dio che ci ha punito per qualche motivo. Va bene, ma un missile di antimateria è un missile di antimateria, diciamo, né più né meno. Allora, diciamo che quello che dice Claudio è la chiesa delle icone, quello che dici te è l'ordine dei paria. Ah, ok. Cioè, l'estremista okay, no, è... Ok. Semplice, semplice. Di buon senso. Perché degli estremisti ci sono i martiri, ci sono le flagellazioni, ci sono chi si fa... E i missili di antimateria. E i missili di antimateria. Che hanno loro perché non ci credono e quindi li danno loro e non si sa mai. Che ce l'hai? Due missili di antimateria. L'ultimo che manca da nominare è la Federazione dei Nomadi. Ok. Quindi proprio delle carovane di navi... I vagabondi. Che sono sì loro. E no, sono commercianti che però girano nell'orizzonte con flotte di navi. I gitani? Cioè... Battlestar. Di nuovo. Sì, fin dei conti gitani. Gitani, ok. E infatti c'è questi organizzano il circo. E quindi per 40.000 euro ti vedono lo champagne. Questa è una notizia nuova. Non ho idea di che cosa tu stai dicendo. L'Ele Mora è stato arrestato, è stato beccato e derubato da dei rom perché era con 40.000 euro in un parcheggio di un... 40.000 euro di cosa? No, lui era lì per comprare dello champagne, ha detto. Cioè, scusa, il di cosa veniva prima del fatto. È l'altro ieri, esatto. Champagne. Per bindare all'incontro. I rom c'hanno il migliore. Bon, io basterei di chiacchiera perché poi la storia sì. La scopriamo in gioco. Quindi però lavorano insieme queste fazioni o di solito no? O è solo allora, una cosa politica? Faccio un piccolo accenno di quello stelle che è successo PD. Negli ultimi 50 anni, velocissimo. Per esempio è comparso a Xene, un pianeta vicino a Kua, un uomo che si è definito il giudice incarnato, che è una delle icone. Come lui. Quindi un emissario. L'ordine dei paria ortodosso, te lo immagini come ha reagito? La crocifisso. Ci ha provato. Praticamente è andato nel suo sistema stellare, Zalos, dove hanno la loro base, e hanno bloccato l'accesso al portale, quindi bloccando tutto il collegamento della parte alta dell'orizzonte. Ah, perché ci si sposta sempre tra portali anche dentro il sistema? I portali sono collegati dai segmenti indicati dalla mappa. Non puoi saltare da qua a quindi qua. Per andare tipo da Erra Taiwaz quanto ci metti? È istantaneo. A piedi? Ciao. Con la nave normale? Ciao. Anni almeno. Ah, sti cazzi. Anni almeno. Quindi non esistono, cioè giusto questi qua ci puoi andare a piedi. No, sono collegati da un portale. Sì, però ci potresti andare a piedi in qualche mese. In qualche anno. Anche questi così vicini? Sono in distanze astronomiche, che vuol dire parecchio. Poi ti saprò dire quanto che me lo ripasso. Però hanno bloccato il portale? Hanno bloccato il portale con la loro nave madre e il consorzio, ecco, lì si sono messi di politica. Guarda, facci passare, per favore, facci passare. Legione, per favore, facci passare. E gli ha mandato la legione. Ha fatto, facciamo a cazzotti o ci fai passare. E? È stato mandato il via libera, però è ancora in commissione. Però cioè, tipo non l'hanno ammazzato. No, però siede, perché per c'è esempio, un seguito. Se, però siccome la chiesa delle icone non può tacere la cosa che lui si chiama il giudice incarnato e non può mettere a tacere la cosa dicendo no, che cazzo dici, perché potrebbe essere vero quello che dice, e magari si è incarnato davvero il giudice, e che fai, l'ammazzi? Allora cosa fanno? L'hanno fatto sedere al concilio di Coriolis, però non ha diritto di voto. Che vuol dire? Come Anakin Skywalker, perfetto. Certo, ti guarda male, tu, quindi ammazzerà dei bambini. Okay. In genere. E quindi c'è questo tizio qua che si chiama il giudice incarnato che... Si è definito il giudice incarnato. Ed è lì. Che gli fai? Questa è la politica che c'è, queste ci sono le relazioni che ci sono. Sì, il dialogo è cercato sempre, soprattutto dalla fazione
del consorzio. Ovviamente, chiaramente. Perché sono i più progressisti e quelli che la guerra, sì, bella la guerra, ma non ci permette di esplorare, scoprire, certo, fare cose, perché vengono bloccati i sistemi. E per ma quindi è possibile che dei draconiani... Draconiani. Ci siano un equipaggio di esploratori dei draconiani e degli zeneziani? Allora, i draconiani no, perché ce n'è uno per pianeta, letteralmente. Ok, invece una persona. Una persona per pianeta. Senza o poco famiglia, di più. Senza niente. Basta che non mi scassi la minchia, il concetto del cavaliere nero. Ma è possibile quindi che ci sia invece un equipaggio di zeneziani più un tizio delle icone più un tizio dell'altro? Assolutamente. Okay. Quindi è una cosa perché politica che non influisce sulle relazioni normali. È come dire che vai a lavorare e c'è quello che il tuo collega che vota PD e il collega accanto che vota Lega Nord. Ok. Non è che si ammazzano fra di loro, non sono ultra intermedi. Ok, quindi non è a livello di fazioni, tipo Orde Alleanza. Vabbè, ragazzi, ultra intermedi. No, dico, non è tipo Orde Alleanza. Successo. Non è Orde Alleanza, no, assolutamente. Non è World of Warcraft. Poi magari lo trovi quello che vota PD, cioè lo zeneziano che ti casti. Scassa la minchia a priori e quindi è insopportabile. Sì, ma non ti spara per strada. A meno che non sia pazzo. Cioè, assolutamente. Come non ti spara per strada perché è zeneziano. Ti spara per strada perché è un demente. Quindi, cosa dobbiamo fare? Prima cosa da fare è definire il concetto di gruppo. Ok. Quindi, okay. Che tipo di gruppo siete? I gruppi, tipi di gruppo sono? Sono. Che cazzo stai dicendo? Sta cercando di stirare verso i pirati. Mercenari, quindi come sottotipo vengono suggeriti corsari, ribelli. E ribelli a chi? Ribelli a chi? Dipende. Per esempio potresti essere ribelle contro la fazione del sindacato. Sì. Perché magari il sindacato ha fatto dei giochi di potere strano nel tuo pianeta e ti ha buttato fuori di casa o ti ha fatto perdere potere in uno dei tuoi territori. Ok. Team tattico. Ok, la SWAT. I mercenari. Sì, sì. Ma proprio il film intendo. Gli Expendables. Expendables. Liberi commercianti. Questo è il concept o il group concept? Group concept. Liberi commercianti. Ok. Portatori di informazioni, traghettatori di notizie, perché qua sembra una minchiata, ma spedire un'informazione da un sistema a un altro, cazzo, fare i messaggi internet su Marte non è una cosa stupida, perché allora il consorzio ha inventato un sistema per mandare le notizie a giro nell'orizzonte. Ci sono delle piccole sonde che hanno bisogno di vettori di calcolo semplici, vengono sparati nei soli. Una sonda è pronta a partire sempre, un po' come i cavalli di poste, prende la notizia sparata dall'altra sonda e riparte. Okay. Un sistema a tipo, presente il filo con le palle di ferro attaccate che se si muove l'ultima palla. Pendolo di Newton. Pendolo di Newton, grazie. Una cosa del genere. In questa maniera, attraverso i vari sistemi di informazione, però se tu non vuoi essere intercettato, lo scrivi su un pad, lo dai a un corriere e il corriere ti porta l'informazione. Sempre prendendo portali. Portali, non si corre il rischio a prendere i portali, è come il caso dell'autostradale. Oppure c'è gente che sparisce. Allora, mettiamola così, è come prendere il casello autostradale, però se te metti male mano al volante, puoi andare contro la barriera di cemento armato. Ma ci sarà roba automatica, no? Tipo, calcola il salto iperluce, tipo... C'è delle stazioni di calcolo davanti ai soli. Che possono crearti degli incidenti se sei una persona scomoda, immagino. Assolutamente. Gestite da? Tutto questo è gestito da? Anche dal pianeta, dal sistema stesso. Ok. Perché d'altro canto è il casello autostradale, cioè lo devi avere e ti serve. I liberi commercianti possono essere anche ovviamente contrabbandieri. Certo. E buono non solo. Come ho detto, corrieri e traghettatori di mezzi pesanti. È il tir. Mm-hmm. Devo consegnare una nave a Cuba e sono a Zalos. La porto. Certo. I traslocatori. Più o meno. Poi abbiamo gli esploratori. Con come sottogruppi coloni,
ricerca di nuovi pianeti da affondare o studiare nuove zone da colonizzare. Come fanno a cercare nuovi pianeti da... Allora, perché non tutti i pianeti sono colonizzati di tutti i sistemi, e comunque, altro carattere degli esploratori, che sono i prospettatori, i ricercatori, possono trovare delle fonti minerarie in pianeti non adatti alla vita. Ok. Tipo vicino a un gigante gassoso. Ma lì non sono coloni, però. Sono coloni comunque, sono coloni. Perché devono a quel punto trovare un sistema per fondare una base spaziale. Ma se aspetta, no. E beh, l'argomento è stato già sviscerato più di una volta, ma certo, ma no, giriamo in tondo. Non c'è niente di male in tutto ciò, in tutto questo, anzi, qualcosa di bene. È come dire il fantasy. Esatto, cioè, cazzo. Ok. Agenti, non di commercio. No, certo. Si intende le spie. Sì, sì. Assassini, detective e giudicatori. I giudicatori sono un po' l'FBI. Ah, che peccato. Quindi è gente che arriva per strada e ti fissa. No, pensavo che fossero degli anziani che sì, guardavano la Spider. Diciamo, io quella cosa lì l'avrei fatta diversa. Io mi ci immaginavo Dredd. Ah, è vero, quello che non ho detto degli esploratori, che possono essere anche i giornalisti, i cacciatori di notizie. Ah, certo. Chiamati Data Spider. Perché comunque scoprire una notizia importante in un sistema lontano e portarla a Cua, che è il sistema centrale, ma dove la notizia non potrebbe arrivare facilmente, è una notizia di prima mano, con fonti, tutto, quindi... Portami la foto di Spider-Man. Esatto. Esatto, esattamente. Oh, anche nello stesso sistema. Vai a Xene, fammi una foto del giudice incarnato e portamela. Ma cacciatori d'Italia? Mercenari. Mercenari. O lo metti nei mercenari o lo metti nei detective. Certo. Ah, beh, certo. Gli agenti, di qualche genere. Perché sono quelli che rintracciano i criminali. O nei giudicatori, che sono l'FBI del sistema. Certo. Hanno, allora, va anche questo visto, perché i giudicatori, dice sul manuale, che hanno potere solo a Coriolis nel sistema di Cua. Prendo una nave, vado a catturarlo, lo cazzotto, lo metto nella stiva e lo riporto a Cua. E questo però, il concetto di gruppo, deve essere uno per tutti. Uno per tutti. Beh, sì. Questo è quello che vi tiene uniti. Ok, quindi non è che posso fare io l'agente, lui l'esploratore. No, questo è il gruppo, il concetto di gruppo. Gruppo. Poi tu c'hai il tuo concetto. Sì. Poi tu, infatti, sotto ci sono tutti i subconcetti inerenti al gruppo. Inerenti al gruppo. Quindi se decidiamo di fare gli esploratori, io non posso fare il Data Spider. Puoi fare il Data Spider, perché c'è. Anche sì, negli esploratori. Non puoi fare... ma in teoria potresti fare anche l'artista, anche se non c'è, cioè, con posso un fare senso, l'operativo con un senso te mi puoi giustificare tutto. Cioè, però il tipo di gruppo, il tipo di cose che vogliamo fare è di un certo tipo. Lo stai dicendo a quello che ha fatto l'elfo con la barba, il prete Giuzzuca, che questo vuol dire che io sono molto felice che tu gliel'abbia detto, perché sono usciti fuori dei personaggi bellissimi. L'elfo con la barba è sempre sotto. A me non me ne frega niente, non sono io il master. Sinceramente, l'elfo con la barba, quante volte ha pesato quella barba? A lui rosicava tantissimo. Però nel gioco, quante volte ha fatto figurare quella barba? Anni di vita di Claudio. Anni tantissimi. Però. Gli ultimi, pellegrini. Okay. Perché nel terzo orizzonte non è insolito trovare gente che va a fare pellegrinaggi per le icone. Okay. O i nomadi spaziali. Quindi i gitani. Certo. E anche quelli che cercano un lavoro di fortuna nelle carovane. Nelle carovane di navi. Perché qui non hanno abolito la povertà ancora. No, non è Star Trek. Gianni, non c'è Gianni, cosa c'entra? Gianni la capiva. ok, io direi esploratori. Io voto esploratori. Anche i mercanti di informazioni. Io pensavo mercanti di informazioni, perché mi piace molto, perché potrebbero essere informazioni sensibili, qualcuno potrebbe non volerci, non voler far arrivare, oppure mercanti di informazioni
ufficiosamente contrabbandieri, cioè nel senso che arrotondano nel contrabbandare mentre fanno i mercati di informazioni, chiaramente. Io ti porto una cosa da A a B, però sai, sto già andando lì. Io vado esploratori. Anche gli esploratori, poi io sono esploro. Ma esploratori puoi fare tutto, puoi fare anche il contrabbandiere. E se anche fai... se fai il mercante di informazioni, nel frattempo, esatto, on the side, puoi fare un sacco di roba. Ma non puoi fare lo scienziato ad andare a esplorare le miniere dei sarcasmi. Dipende che genere di informazioni. Per vedere se c'è il neutrinium beta. Quella è un'informazione interessante. Esatto, poi dipende se le informazioni devi andare a trovare o soltanto consegnare. Ma io le voglio fare io quelle cose. Vabbè, ma te comunque, per esempio, puoi esplorare lo spazio, aver trovato una fonte di segnale per un minerale raro e vendere questa informazione a una agenzia. Ma io voglio venderla a me quell'informazione e usarla io. Facciamo una domanda diversa. Sì. Che cosa comprende, che cosa, cioè il concetto di gruppo, che cosa poi influenza eventualmente nei personaggi? Allora, il concetto di gruppo influenza il motore che vi spinge, oltre a stare uniti, sì, a orientarvi verso certo tipo di scelte. Certo. In teoria, perché se poi per me l'evoluzione chiaramente si può fare. Guardi la cosa, se sei un mercante di informazioni, vorrai consegnare informazioni reali. Sì, non te ne frega niente del metallo in sé. Certo. O magari poi ci sono delle implicazioni personali che ti fanno implicazioni personali nella tua verso te stesso, che ti orientano a un'altra scelta anche lontana dal tuo archetipo. Guardate, però... per me vanno bene i cosi mercanti di però io faccio lo scienziato. Va bene. Cioè, del tipo che tecnico. No, appunto, se ci sono cose che possono essere utili al gruppo, a me come scienziato, quell'informazione ce la teniamo per noi. Siamo sta? Tutto il resto si vende. Perché immagino che comunque anche come scienziato uno abbia una specializzazione. Se io sono specializzato in minerali e troviamo un posto dove ci sono delle piante di un certo tipo, quello vendiamo tutto per finanziare magari una spedizione di minerali. Cristalli o coralli? Coralli, non me ne frega un cazzo. Cristalli, rimangono qui. Quindi contrabbandieri. Mercanti di informazioni. Eravamo partiti su Telegram. Quindi pirati. Eravamo partiti su Telegram con sì, sì, facciamo tutti gli esploratori. Con Alice che stava già andando alla deriva sui pellegrini e alla fine abbiamo deciso di fare i pirati. No, siamo tutti d'accordo. Arg! I pirati abbordano le altre navi, noi facciamo i contrabbandieri, quindi le altre navi non ci importa. Ci abbordano le altre navi. Sì, abbordano le altre navi. Quello è possibile. Mercanti di informazioni. Quindi siamo free traders come gruppo. Va bene. Yes. Io segno proprio mercanti di informazioni. Perché quella è il nostro scopo principale. Ma mercanti di informazioni è già una sottocategoria. Corrieri. Noi siamo mercanti. Corrieri. No, per i corrieri portiamo solo le notizie da una parte all'altra. Sì, devi segnarti la cosa specifica. Legge qua. Consegnano informazioni di valore. Esatto. Quindi se tu... Sì, ma il gruppo è i free traders. Il sottogruppo è corrieri. Ma non c'è sulla scheda il sottogruppo. Gruppo è una roba generica che racchiude più cose. Tu devi scegliere una di queste. Questo è il gruppo, quindi? Sì. Sì. Allora contrabbandieri. Allora, contrabbandiere è fisico. Se il vostro scopo principale è portare informazioni e poi, come dice lui, arrotondare, va bene. No, ma aspetta, i corrieri consegnano informazioni di valore. Sì. Io lo voglio fare legalmente, mica voglio vendere sotto banco, sì, le informazioni. Io voglio farlo anche illegalmente. Aspetta. Se capita anche illegalmente è un conto, no, farlo aspetta. Come unica... Tu non puoi contrabbandare informazioni, tu puoi... Vendere informazioni al miglior offerente. No, perché... puoi anche contrabbandare informazioni. No, per una semplice... Certo, se sono segrete. Allora, dipende... La puoi dare a due persone contemporaneamente. È quello il discorso. È quello. Ma non sì, è ma illegale... se io vendo dei segreti di Stato, è contrabbando. Quello non è illegale. Se però, ecco, se però... No. No. Sì, penso di sì. No, ni. Perché devi essere sotto un giuramento, sotto qualcosa che te lo dovrebbe impedire. Ma io penso che si possa contrabbandare una merce. Cioè un'informazione non è una cosa che non può passare oltre un confine, tra virgolette. Beh, dipende dalle leggi di quel posto. Questa è vera. Se per esempio, per l'ordine dei paria è tassativamente vietato entrare dentro certe stanze e te vendi l'informazione di cosa c'è dentro quelle stanze... Beh, sì... Non è vietata in sé l'informazione, ma se ti pescano ti chiedono allora, come l'hai avuto o come l'hai ottenuta. Siamo mercanti di informazioni particolarmente, diciamo... Shady. Esatto. Scemi? Shady. Shady. Sicuramente scemi. Questo partiamo già... bene.
Allora, teoricamente il contrabbando è il traffico clandestino di merci. Senza pagamento dei dazi o in spregio delle regole del commercio. Per esempio, una cosa che è illegale è fornire le password d'account. Infatti stavo pensando, di certe le informazioni, è capitato questo, è difficile contrabbandarle. Ma gli hard disk con i piani di della morte nera, secondo me si può contrabbandare una roba del genere. Perché ovviamente le informazioni non viaggiano sussurrate nel quindi tu cosa hai messo? A meno di cose strane. Io ho messo mercanti di informazioni. Io metto mercanti di informazioni. Sì, anch'io. Io sottolineo mercanti, così è mercanti di informazioni. Metto le mercanti tra virgolette. Se poi in piccolo vuoi scrivere contrabbandieri perché ogni tanto arrotondate, fa sempre parte. Problema personale, scelta del tipo di gruppo. Ma io volevo fare ogni tanto il tuo personaggio. Mi avete detto che saremmo stati esploratori. Sì, lo so, ma poi è capitato. Cazzo. Beh, abbiamo iniziato come esploratori e siamo finiti mercanti. Contrabbandieri. Quindi ci si guadagna troppo. Pirati. Mercanti. Okay. Come i pirati mercanti di Warhammer, che facevano tutte e due. Un mercante tutto nero. Basta, smetto. Prendi un D6, va. No, un D6. Secondo cassetto. Secondo cassetto. Per chi avrà poca fantasia. No, sopra a destra, quello. Cioè, perché 1, 2, 3, 4, questo non è il cassetto. Perché sono cassetti di mentre lo spiegavo l'ho capito. Cioè, dopo due anni potresti 1, 2, tira. Devi tirare? No, se volete. Solo prendere un D6. Prendi un D6, solo per romperti i coglioni. Ma solo così non ti serve. Se volete avere un pianeta d'origine, potete tirare un dado. Io tiro un dado. Perché ho preso un D6. Dove si segna il pianeta d'origine? Dabaran. Dove si segna? Allora, mettilo in background, in alto a destra. Dabaran. Tanto lì è. Da dove vieni? Dove sei cresciuto? Sei. Scegli, a caso sulla mappa. Zib. Ah, pensavo zio, avevo detto zio. 4. Dabaran. Io dirò sia per me prima che per Gianni dopo. Ok. 2. Mira. È il dito. Mira il dito. Mira. Invece il nostro capitano viene da 1. Alcor. Il pianeta ribelle. Per quello è un briacone. Invece Zib che cos'è? È il pianeta Zibbo. Lo Zibibbo, è il pianeta siciliano. Dabaran, che ce l'hai già il descrittore riassuntino di cos'è Dabaran. È un riassuntino, è una pagina. No, qui. Ah, ok. Il pianeta stronzo. Dabaran. È un pianeta deserto. Ma che palle. Con oasi e palazzi. I palazzi con la cupola. Ah, okay. Che bello, la culla dei primi venuti invece è Mira. Bello. Sì. Quindi pianeta desertico. Pianeta noioso. Quello che non piace a Anakin. Esatto. Non piace la sabbia. Molto Star Wars. Allora, Zib, vediamo se lo trovo. Non è neanche scritto Zib. È un pianetucolo irrilevante. Serviva un collegamento. Ok, va bene. Pianeta di mezzo. No, comunque, se vuoi ritira. Se no scegliamo un altro pianeta. Vediamo se c'è scritto qualcosa... È possibile che non ci sia scritto niente di Zib. Magari lo metteranno in un'espansione. Sì, sicuramente. È una stella solitaria con... Stella solitaria! Una principessa druida. Coriolis e Zib. Vediamo se ci dice qualcosa di più. Zib, Coriolis Wikia. C'ho già un Coriolis Wikia. Vabbè, in inglese è uscito da un po'. Allora, peccato che sia in tedesco. Perché? Fa partire il traduttore automatico. Zip! Abbiamo la tecnologia, non abbiamo paura di usarla. Hai scoperto dove sono i nazisti. Ecco. Siamo tutti crocchi. È il pianeta dei crocchi. È un emirato. C'è una cintura di asteroidi. Grazie, l'unica cosa che c'è scritto anche qua. Scusa se non sa il tedesco, scusa. Sto cercando di intraprendere. Scusa, No, è per iniziamo dire bene, l'informazione che c'è su Wiki. C'è un astro laboratorio. Ok. Qualunque cosa questo voglia. Esatto, la stessa cosa. Cos'è l'astro laboratorio? C'è un astro. Leggono quanto è strano. È l'astro laboratorio e ci giocano gli astrofigli degli astro scienziati che sono astroboy. È davanti la cintura d'asteroidi. Astronzi. Va bene.
La cintura. Ok, di quindi questo è il pianeta, abbiamo fatto. Andiamo avanti, se no non finiremo mai le schede. Sì. Però più le volte direi, vengo da Zib. Ah sì, cosa c'è Zib? C'è poi c'è una catena di asteroidi ed è una persona confusa. Ora va scelta. Ah, da Zib, dove c'è l'astro laboratorio. Non andrò mai avanti per un motivo. Va scelta la nascita, quindi come sei cresciuto. E quindi se sei nato plebeo, che è sempre in background, teoria. Sì, sarebbe in upbringing, ma non c'è. È in background. Lo mettiamo in background. Ok. Plebeo è stazionario, nel senso che se stai stabilmente in una città. Ah, ok. E lo intendo in quella maniera. Privilegiato. Questo cambia i punti attributo che hai, sì, i punti abilità che hai e la, sì, reputazione iniziale. E la reputazione iniziale. E i soldi. Altra cosa. Beh, cosa ci che vantaggio hai a scegliere quello base? Allora, gli attributi vanno a diminuire, a aumentare la classe sociale. Ah, aumenta è come le sali. Però scusa, la classe sociale dovrebbe darti dei bonus su alcuni attributi. Sì, su reputazione e soldi. Infatti ti dà. Vabbè, però uno scienziato. No, ma ti dà anche più skill point. Ah, te ne dà più. Te ne dà di più. Ti dà meno attributi. Quindi che sono base. Forza, agilità, wits, esatto. Sì, esatto. Quindi c'è da però hai più abilità. Vuoi più attributi? Ok, quindi faccio il privilegiato. Pensavo anch'io. Qual è quello intermedio? Cos'è che era? Noi veniamo dallo stesso pianeta. Stazionale. Io sono il tuo assistente. Che vieni da una città, un laboratorio. Sì. Sì. Stazionario. Sì. Plebeo e il tuo assistente super mega Piero. Istruito 1, 2, 3. Sì, io probabilmente sono a sto punto Riccardo. Io so poco, sono molto meno di te. Ah, 1, 2, 3, io riparto. È okay. Che tu sai troppe cose. Cioè, questa cosa devo farla. Ci sono gli archetipi poi? Sì. Sì. Vediamo cosa viene fuori. Plebei tutti e due, io e Gianni. Tu te la meni o sei una plebea anche no, tu? No, sono stazionaria. Okay. Sono stazionaria. Qualcuno in mezzo ci deve essere. Allora, avete chi è privilegiato? 13 punti da distribuire negli attributi. Okay. Chi è stazionario 14. Okay. Il plebeo 15. E sono forza, agilità. Da 1 a 5 le punti. Empatia e wits è quella roba. Intelletto. Diciamo. Acume. Sì. Acume. Acume. Wits è... Massimo 5. Da 1 a 5. E considerate che. E poi non so cosa devo fare. Cosa voglio fare? Chi sono? Perché? Vabbè, io ve l'ho detto, poi lo potete riempire dopo, non è obbligatorio farlo ora. Considerate che alcune skill, che lo vedete sotto, sono collegate agli attributi. Vedo. Skill più attributo è il pool di dadi. Come Tales from the Loop e Mutant Year Zero. Sì, uguale. Sì, il motore è quello. Anche qua, niente di nuovo. Data Gin è scritto come genio. Gin. Sì. È tutta rabbeggiante, abbiamo una bella musica rabbeggiante di sottofondo. Medicurgi. Mystic Powers. Oh. sì, bravo. Ora che l'hai letto lo introduco. Ci sono anche dei poteri mistici. Bomba. Io mi sa che questa volta faccio il mistico. Che si stanno risvegliando nella popolazione dopo quella che sembra essere la venuta degli emissari. O almeno questa è quella che crede la popolazione. La venuta degli emissari intendi il tizio che si è detto sono un emissario, sono qua? Sì, lui è uno. Che si è dichiarata apertamente. Poi ce ne sono altri che dicono di essersi manifestati, ma non apertamente. Okay. Non si sono pubblicizzati. Comunque, dopo gli attributi? Possiamo scegliere il concetto della persona. Ah, ottimo. Quindi... Gli attributi li ho messi, no? 13. Io li metto dopo aver deciso... Li puoi cancellare, ridistribuire. Vabbè, io ho messo 5 wits, 4 empathy, 3 agility, 1 strength. Minchia, è giusto, sono scienziato. abbiamo come con allora io la chiamo classe ma... archetipo artista che raffigura come cortigiano, musicista, poeta ma anche pittore, certo. il bardo sì. No, è Data Spider, ma sai qua il, rispondente... qua il bardo con un fucile d'antimateria il Data Spider è, non riesco Data a Spider, lasciamo Data Spider. Spider. Ok, quindi come analista, anche il corrispondente, perché le notizie si trovano, corrispondente su altri pianeti in questo caso, perché qua le notizie si trovano sulla rete nascoste, quindi ha bisogno di entrare nell'infonet.
l'internet loro. Il data gin cos'è? È più legato a scoprire le cose sulle altre navi. Ah sì, un hacker. È un hacker delle altre navi. Perché si può... Ma si usano tanto i dati? In combattimento nave-nave sì. Beh, minchia. E invece per informazioni in giro immagino sia abbastanza importante. Beh, considera che qua la parte a terra e la parte in nave... Poi vedremo come giocherà la campagna, ma è un 50-50. Okay. Certo. Che quindi anche scoprire le informazioni sulle altre navi mentre sei occultato con il segnalatore spento, che è una cosa illegale. Ok. Con il radiofaro personale illegale. Radiofaro masini. Fuggitivo, quindi un criminale, un mistico. Eccolo. Rivoluzionario. Doppio. Negoziatore. Ci fingiamo scienziati. Bellissimo. Occhio che poi se cioè, qualcuno nella postazione scientifica ci deve stare. Beh, non è detto che non abbiamo qualche... Beh, sarà il plebeo. Beh, scusa, un mistico non può essere un grande scienziato? Assolutamente. Sì, sì. Però se fingi di essere uno scienziato, non sei uno scienziato. C'è da ricollegare, sì, il condotto, chiaro, del plasma dalla linea 1 al 2. Ah, sì, leve a caso. Boom, esplode. Vabbè, lì basta avere i punti in science, no? Esatto. E allora non stai facendo finta di essere un appunto, i punti... Dipende quanti punti hai, esatto, dipende quanti punti hai in Mystic Powers, chiaramente. Allora, negoziatore, scusate. Abbiamo l'agitatore, il diplomatico. Peddler che è il mendicante. Ah, mendicante. Il negoziatore mendicante. No, il peddler non è quello che vende tipo le cose per strada, è tipo il ambulante, cioè tipo in casa, sì, quello che c'è casalinghi. No. Ho detto mendicante, ma okay. Allora, io sono ispirato da due, ovviamente il mistico e la cosa più diplomatica che c'è, quindi... Mica sono finiti, Ah! No, io ancora! Ah, sì, il venditore ambulante. Vedi, mi ricordavo. Pilota! E qualcuno potrebbe essere... C'è l'operativo, assassino, guardia del corpo, spia, il pilota... Maledetta dislessia, mi fa saltare righe. Il viaggiatore, praticamente, perché sì, è il colono, prospector, scout... Mm-hmm. Poi c'è il predicatore, ascetico, missionario, profeta, lo scienziato, archeologo, bla 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 bla, tutto quello, sì, che ne, sì, deriva. Sì. Scienziato lo mettete come cazzo ti pare. L'operaio. Il mozzo io lo chiamavo. Sì, anche, perché è l'operaio della nave, quindi chi ha un... Anche l'ingegnere. Anche l'ingegnere della nave. Il meccanico. Esatto. Il soldato, il mercenario. Io farò il fuggitivo. E due... Criminale, e tre, però. Anzi. Chi erano i fuggitivi? Prashant, poi c'è stato il... quello di Sisno di Endera non l'abbiamo mai trasmesso. Però è un po' che gli piace. Cos'è This is not the end? Un progetto a cui stiamo lavorando. Non puoi buttarlo così e non dire niente. Scusate, non mi ricordavo che non l'avevamo detto. Cioè, che non l'avevo mai... Allora, detto. Farò il fuggitivo criminale. Spoiler! Ma cosa cambia a fare scegliere queste cose? Ti dà qualcosa? Allora... Diciamo una cosa di base. Ci sono delle classi, ti orientano verso una professione, ma se te poi spendi i punti esperienza su tutt'altra cosa... Cioè io posso fare l'assassino, spendo tutto in poteri mistici, scienza e pilotare... E sai come uccidere qualcuno schiantandolo con una nave. Ok, ok. Oppure diventi pilota, perché cambia... Quindi è solo un nome, non si esatto. Sì, è un archetipo iniziale, è una linea guida iniziale, perché poi... Sono decisissimo. È vicino al fare picchione, esatto. Picchione. Cioè i punti esperienza qua si guadagnano. Super guardia del corpo assistente. Super guardia del corpo assistente. Sì, potresti, cioè... allora... Beh, allora Gianni è ovviamente il pilota. Certo, è il pilota e il capitano. Gianni capitano. Pilota e capitano. Sì, tu potresti... Cazzo, sto pensando a come giocarcela. Perché io potrei essere una specie di di artista, di star. Il mistico. Esatto. Io pensavo al mistico una specie di... Come, cioè, che però si è... Allora, io potrei essere esplicito, cioè io sono il mistico nel senso che ho dei poteri strani, sono un artista, sono un performer, sono un po' il diplomatico del gruppo e sono agiato nella vita. Tu invece hai dei poteri tipo i miei, hai cominciato dicendo... Quali sono i poteri? Bravo, lo stavo prendendo. Vediamo se no, aspetta, senza perché... poteri io fare... No, però, scusa, tu magari hai dei poteri che sono anche magari più potenti dei miei. Vediamo, mystical te li leggo, sì. Almeno ti fai un'idea, perché non è D&D. Allargare l'ano. No, artefice. Puoi capire alcuni artefatti, comprendere l'origine e l'uso. Ok.
Chiaroveggenza. Benissimo. Esorcista. Ok. Intuito. Che è quello che chiede una domanda al master e ti dice sì o no. Leggere la mente. Mindwalker, aspetta. È quello che gli fai da netrunner nella testa. Ah, sì, sì, sì. Predizioni. Premonizioni. In the sense of the powerful vision of the future. Premonizione, puoi vedere il pericolo. Stop. Puoi fermare un NPC per fare un'azione che altrimenti non okay, puoi fare. Fermare il tempo. Ho una... E telecinesi. Okay. Ho una... come si dice? Una proposta. Ribadisco. Poi te lo dico. Poi, scusa, poi vai pure avanti. Puoi dirmi anche altro. Ah, certo, ok. Allora, proposta mia. Io ho dei poteri di chiaroveggenza. Sono uno di quelli che legge nella mente, capisce le cose, vede i segnali, né? E sono diventato una specie di showman, d'accordo? Alla mentalista. Da creazione del personaggio, domanda per vedere se forse l'ho trovata anch'io. Scegliere un potere solo, invece magari fare più di altri, sceglierne uno solo, riesco a fare il picchione decente con un potere? Oppure sì, mi devo... Stop. Esatto, no, quello sì, chiaro, è quello che volevo fare, di fatto, stop. Mi metto in difesa, boom! Ma riesco con i punti a prendermi un potere e comunque rimanere uno forte nel picchiare? Oppure già prendere un potere devi prendere troppi punti in empatia e cose varie che non riesci a farlo? Ah, io non credo nei poteri, sapevatelo. Per acquisire questo talento di poteri mistici... Devi prendere sul concetto mistico. Smetti, ragazzi. Esatto. Però vedi, poi... Test Mystic Power. Sì, e ogni volta che lo usi ti dà un punto oscurità. Sì. Cioè... È il punto lato oscuro di Guerra Stellare. No, ogni volta non che proprio. Uso un potere, spero che sia un po' di meno. Vabbè, dai, un po'. Spero che sia un po' di meno, se no ogni volta che lo usi, se lui legge la mente dai. E parla della mente alla gente. Ora, vediamo se. Era facciamo... per farti un esempio rapido, dai. Sì. Facciamo un tiro a 6 dadi, che non è una cosa impossibile averla. Mettiamo che non ho fatto nessun successo. Di base sarebbe un fallimento. Qui puoi pregare le icone. Okay. Nella tua mente in un istante e le icone ti danno il loro favore e ti concedono di ritirare il dado. Okay. Se lo fai, al master viene dato un punto oscurità. Sì. Che cosa ci fai con i punti oscurità? Con i punti oscurità io ci attivo le cose extra dei nemici o degli eventi malevoli. Quindi per esempio posso spendere 3 punti oscurità per scaricarvi la batteria del fucile antimateria. Non lo fai con un solo punto. Ah, ok. Sono più però, con un punto però. Oscurità dai, posso attivare la guardia del corpo. Ma se, ascolta qua. Tu avevi prendo dei poteri. Solo stop. Esatto, tu avevi dei poteri mentali. Sei arrivato dicendo ti faccio l'assistente così rimparo anch'io. La tua indole è diversa, sei un agente. Cioè, nel senso, tu sei un uomo d'azione. E quindi hai detto: sei rimasto il mio assistente. Però tu sei una macchina per uccidere, sei capace di fare un sacco di cose attive. E io invece sono uno che. Per muovere un dito è un casino. Sei rimasto il mio assistente, ma in realtà è partito da faccio qua. Lo scienziato. Beh, si è evoluto sì. Perché a me piace stile. E a questo punto non faccio fuggitivi. Per prendere i poteri mistici dovete fare fuggitivi. No, devi fare il mistico. Sì, anche vabbè, fuggitivi. Chiaro il fuggitivo. No, va bene. Siamo oh, guarda che strano, dallo stesso pianeta. Perfetto. Però a questo punto non so, poi vediamo, ma forse non mi conviene fare il privilegiato se stiamo parlando qua di min maxing. Scusate no. A chi lo odia. No. Perché no. Per i punti. Puoi essere un fuggitivo perché sei nato in una lingua di sangue, una linea di sangue pura sul tuo pianeta che è in allora, che c'è immagino che però per picchiare ti serva forza e agilità. Ma ti servono sì. Anche i punti abilità. Perché poi hai fatto una via di mezzo. Sì, infatti c'è melee combat. Guardi, melee combat scade su strength. Te ricordi la meccanica di base? Cade che su forza. Sei quanto la somma sì, di esatto. Skill e attributi. Sì, ma quindi wits non mi serve a me? No, ma serve no. A me. Io devo avere tantissima impatto. Ok, dígame. Sono una roba troppo contorta. Mi piace. Strano. Se no, posso mi piace fargli l'umanide. No, predicatore. Troppo complesso. Allora, no, cioè non è, concettualmente non è impossibile. Ma che cazzo di informazioni sono? Eh?
Che mercati di informazioni. Vabbè, no, aspetta, io la leggo normalmente. Non è così male. Io sono l'unico normale del gruppo. Faccio il planetario allora. Il planetario, va bene. Proprio la stanza. Stai dicendo che sono grasso? Sì, certo, hai una forza di attrazione gravitazionale. Beh, una forza di attrazione. Allora, non è impossibile quello che dici. Bisogna però fare un'umanità che non abbia delle cose palesi. Tipo se hai le squame. Se hai le squame. Grazie. Per esempio hai la pelle più spessa o tipo Neanderthal perché sei più resistente al freddo, hai il corpo più tozzo, quello del talento resiste. Non so, però non ti obbligo a fare feromoni, cioè mi puoi dire un'altra cosa. Che belli per i feromoni. No, assolutamente. Sì, ci manca solo però una che può usare i feromoni con uno che può usare poteri mentali per controllare. No, ma io li userei per tutta una questione di informazione. Io li userei per il bene dell'umanità. Certo. Anche perché pensando, ci sono arrivo da questo pianetucolo con una stazione. Di cui non però, però c'ha un astro laboratorio. Esatto, ma un astro laboratorio. Vuoi che non facciano degli esperimenti genetici sulle persone? Cioè... No, visto voglio... che non sappiamo cos'è, potrebbero fare anche le fettuccine a mano. Cosa? Magari fanno le fettuccine spaziali. Esatto. Il ramen spaziale. Che devono mangiare i loro esperimenti, peraltro. Allora, sì, l'unica cosa è che la tua reputazione viene dimezzata. Vabbè, tanto siamo mercanti di informazioni. Più che altro perché sei sempre rimasta chiusa nel laboratorio, quindi nessuno ti conosce. Ma quindi io sono mistico o fuggitivo? No, devo essere fuggitivo. Essere mistico è un fuggitivo. Ah, allora sono mistico, perfetto. Sì, sì, sì. Concept fuggitivo, tra parentesi no, mistico. Torno privilegiato. Vabbè. È meglio. E scusa, se sempre facendo micmaxing. Se... È quello che perde di meno. Perché se il base sono i punti sono 15, 14, 13 gli attributi, no? E tu hai detto che come Tales of Fondi Loop che sommi quello più attributi. È 15, 14, 13, quindi cambia 1, 1, 1. Mentre gli skill points sono 8, 10, 12. Quindi cambiano 2, 2, 2. Ma perché ci sono pochi di questi e tanti di questi. Quindi questi li tiri sempre, questi non li tiri sempre. Capisci? Cioè, tu tiri sempre uno skill più un attributo. Quindi un attributo lo tiri una volta su 4, una skill la tiri una volta su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 9, 10, una volta su 12. Quindi è come le caratteristiche rispetto all'abilità, le caratteristiche entrano, le tiri più spesso, cioè entrano sempre nel... Ok, no, ma faccio comunque il privilegiato perché poi, così empatia... Ok, allora faccio il plebeo. Considera però questa cosa. Avrai dei punti esperienza, un po' come... aiuto i samurai. Cinque anelli. Samurai. Aumentare l'attributo costa molto di più. Per due. Della, dove si vuole andare. No, però, visto che comunque se io empatia voglio farla solo per avere quello specifico potere. Ah, sì, sì, sì. E per avere solo Mystic Power è inutile che ci metto 4 punti attributo. Me ne bastano 3. Sì, ho capito, certo. Sì, sì, sì. Ok, posso, scusate. Poi uno mi maxa come gli pare. Quindi io mistico, tu mistico. Sì. Tu stai scegliendo. Sono no, lei è molto... Ah, freak show. Umanita. Ma il concetto è umanita? No, razza umanita. Ah. Umanita, perché sennò non c'è la razza umani. Però. Umanità falloide. Sì, perché di base sono tutti umani. Tutti esatto. Sì, personal problem. Lo potrebbe come, mettere come sì. Lo potrebbe mettere come personal problem. Hai tre tette come quella di... No. No. È quella da cui strizza per voi. Esatto. Ho solo per... Beh dai Matteo, ci siamo praticamente quasi fermati oggi perché è una puntata dove facciamo solo i personaggi. Vero. Quindi. Sta cercando di recuperare sì. Tutto ed è al falso imperatore. Ah, minchia. Auguri. Vai. Auguri, l'hai fatto due volte tu. Ma io so quanto ci ho messo per recuperare tutto e non lavoravo. Ti direi quindi predicatore e ti giustifico anche perché. Allora, come esperimento... Nella stazione aerospaziale. L'astro laboratorio di Zib. Non nominiamo la base dell'energia fotonica. Okay. Sì. C'era ovviamente un predicatore. E siccome ovviamente non era sulla stazione. Fa già queste cose. No. E io sono una cosa non umana, senza anima. Per un qualche motivo ho fatto breccia sulla sua umanità. Chissà come. E quindi ha iniziato a pensare che io potessi avere un'anima. Sono un tipo di melone, di fatti, feromoni. Ecco, in questa ambientazione non vuol dire feromoni come li intendiamo noi. E l'ho convinto a portarmi via da lì. Sono un tipo di cocomero.
di conseguenza poi ho cominciato a crederci anch'io nelle icone e sono diventato un predicatore. E quindi adesso vai a dire che tutti gli umaniti sono senza anima? No, ma domanda, ma che cazzo? Cerco di convincere che ma... hanno un'anima. Però questa cosa che gli umaniti sono senza anima è una cosa, scusate, bruttata così, è una cosa come fino a qualche anno fa, anzi sì. Alcuni tuttora i gay non hanno un'anima. Sì, esatto. Ok. O nel medioevo giapponese i bambini non hanno un'anima. Esatto, andate ad ascoltare A Whole New World e scoprirete la storia vera. Ma soprattutto che cosa c'era sotto. I monaci zozzoni, sì. Vabbè, come tutte quelle razze che vengono discriminate. Semplice, semplice. Sì, ok, però c'è gente che invece dice no, sono persone normalissime, sì. Che si sono sì, sì, mutate. C'è chi si batte, infatti la sua storia okay. Non è assurda. Sì, c'hai delle suffragette. Sono una suffragetta. Ok. Però è umano quello che si batte per queste cose, perché se lo facessero umanità gli sparano. Vabbè, gli sparano perché gli spara l'ordine essere... dei paria. Ah, ok. Sì, vabbè, esatto. Però se l'ordine di paria spara a uno per strada, non c'è un governo che dice no, non puoi sparare alla gente? Sì, ma non ha un'anima, sì, ma non per lo Stato. Ma mettila in questo modo, dipende anche in che pianeta sei. Certo. Cioè, è come se Coriolis, il Vaticano sparasse qua. A Cua Coriolis questa cosa non succederebbe mai, perché lo arresterebbero, praticamente sei sotto okay. Il consorzio. Se sei a Zalos, che è sotto l'egemonia dei paria... Ah, certo, ok. È come se una donna girasse senza velo e in bikini a Sharm el Sheikh. No, Sharm el Sheikh avrebbe senso, scusa, la Mecca. Beh. E beh, non duri molto. Qualcuno se la prenderebbe. Anzi, se ti sparano potrebbe succedere. Comunque, quindi tu... quindi però il concetto non l'hai ancora scelto. Sì, predicatore. Sì, predicatore. Okay. Predicatore e farà missionaria, profeta. Profeta. Prefetto. Tu quindi cosa hai fatto invece? Il criminale. Ci sta. Criminale che non crederà nulla di quello che è intorno, perché non crede ai poteri, agli umaniti. Io non credo in niente. Quindi abbiamo fuggitivo. Sono nichilista. Ok, ma come fai a non credere agli umaniti? Per me sono un racconto. Predicatore. Se ne vedi uno. Sarà il governo. Cioè se vedi uno con le branchie. Scie chimiche. Oddio, no, dai, non andare sul complottista. Scie protoniche. No, se ne trovo uno che è evidentemente una cosa strana, penserò che è piuttosto un alieno, non è un essere umano. Ok, quindi fuggitivo. I fuggitivi possono scegliere uno di questi talenti. Intimidire, Mystic Power, 9 vite. Talenti 9 vite. Mystic Power cosa fa? E ti dà l'accesso ai poteri mistici. Ah, se no non lo puoi fare. Eh no. Non so cosa faccia, ma 9 vite mi sembra un'ottima scelta. Quanti ne devi scegliere? Sei fuggitivo anche te. Uno, no? Okay. Dov'è? Uno. Ok. Problema personale. Un gruppo di zeloti dell'icone crede... ha messo una taglia su di te. Perché conoscono i tuoi poteri. Ok. Soffri di una terribile agorafobia che può colpirti in qualsiasi momento. Ho tradito un amico che avevo giurato di proteggere. Ma dove tutto questo? Questo è uno dei tre problemi personali che ovviamente possiamo cambiarli. Dovrebbe no? Essere la quarta riga in alto a destra. Qua. Ah, ok. Personal sì. Problem. Ci sarebbe bene lo zelota che sono gli stessi che vi cercano. Scappate allo stesso pianeta. Il pilota chiaramente avrà intimidire. Dai, perché ci sta. È un ubriacone incazzato. Il pilota non lo so. Sono degli zeloti. No, il pilota sempre... non è un fuggitivo, scusa. Che cercano te. Che cercano me. E tu hai un altro problema. Nessuno sa che io ho poteri. Oppure tu hai tradito lui. Hai fornito la sua taglia. Ha messo una taglia su di lui. Sì. Beh, può essere anche un altro di quei tre, no? Sì, or use your imagination. Quindi esatto. Sì, puoi scegliere tu. Allora, se tu stai scappando perché ti hanno sgamato che hai poteri, esatto. E di me no, perché i miei poteri li uso solo quando uccido qualcuno. Esatto. Poi l'avrò coperto, cioè nel senso. Quindi quale può essere il mio problema? Scusa, la questione dell'amico me la rileggi? Hai tradito una persona che avevi giurato di proteggere. O forse che tu... aveva giurato di proteggerti. Perché non hai fatto che... Ma cosa ne so, magari eri... È diventato amico mio e guardi al corpo di qualcuno. Oppure, cazzo ne so, eri in un corpo... Lavoravi in un corpo di... Cioè, hai tradito qualcuno per proteggere me. Tu adesso mi hai seguito, però c'hai la coscienza sporca. Perché tu hai... Per facilitare la mia fuga hai fatto una roba che non avresti voluto fare. Sì.
Cioè, poi non so che cosa, ha ammazzato qualcuno, hai storpiato qualcuno. Hai storpiato qualcuno. No, ho ucciso mio padre. La persona a cui dovevo fare da guardia del corpo, il cui scopo era catturare lui, perché il tizio era uno zelota. Quindi anch'io c'ho contro gli zeloti, perfetto, ma non perché sanno che io ho poteri, ma perché, perché io ero uno, la guardia del corpo di uno che doveva cacciare lui. E ti sei riconosciuto, alla fine, in lui perché... sanno che io sono con lui in giro. Certo, e ti sei riconosciuto in lui perché avete lo stesso problema. Sì, e poi perché è un debole e ha bisogno di protezione. Soprattutto. Sì, perché io sono esattamente un debole perché ho uno di strength, sappiate. Ah, perfetto. Quanto hai in agility? In più io non sono molto intelligente. Ok, meno male, qualche PF ce l'hai. In più non sono molto intelligente io, quindi... Ho due. Aspetta, sta diventando coso. Katog. No, Katog. Katog non è così. No, no. Lui ha molta più iniziativa di quello Katog, del maestro, cioè, del Feng Shui. Fizik. No, beh, non così stupido. Vabbè, quello sembra comunque dei poteri. C'è due. Lui è un assassino. Ok. Io invece ho scelto, ho tradito una persona che ti specificherò meglio nei prossimi giorni, ma la base fondamentale in realtà è che io ero fedele a una persona che poi è stata messa da parte, tipo dalla mafia, e ho ucciso delle persone per riuscire a scappare, quindi in realtà non ho dietro gli zeloti, ho tradito la una persona per salvare la mia pelle e scappare, però potrei avere dietro la mafia. Il sindacato. Il sindacato. Okay. O anche il tempio di Alan. No, no, il sindacato. No, no, anche il tempio di Alan, fidati, è ninja. Se loro assumono i buddhisti, no, no, sono buddisti, ma hanno poi anche la via del silenzio. No, dico, se il che sindacato la prenderò io, posso? Futuro? Tutto che dico, sì. Se il sindacato, se il sindacato assume dei ninja per mandarmi dietro, vabbè, però è il sindacato. Allora, poi il pilota, il pilota. No, no, il pilota gli scegliamo il problema. Il talento lo scelgo con comodo. Predicatore, sì, dimmi. Ah, giusto. Dimentico che lei non è una fuggitiva. Benedizione. E faction standing lo andiamo a leggere perché è scritto. Ha una posizione importante in una fazione, sicuramente. Sì, sì, però bisogna vedere che cavolo è. Creatore di talismani. Te lo dico. Il creatore di bigiotteria. No, il problema è che la tua bigiotteria funziona davvero. Una volta tu ci devi crearlo, pregarci sopra, ma puoi infondere un po' di feromoni anche se vuoi, magari per venderlo meglio, però pregando l'icona carichi di potere questo talismano e una volta per uso ti dà un bonus a un'azione. Sono usa e getta, se ricordo bene sono usa e getta. Prendi. Ma sì, alla fine sei una creatura che spruzza roba. Spruzza cose. Che brutto modo di dirlo. Blessing. Una volta per sessione puoi benedire un altro giocatore che gli dai un più 3 a un'azione. Minchia. Più 3. Più 3 dadi. Deve essere in raggio vicino a te, par de metri. In combattimento puoi dare il blessing come un'azione lenta, quindi certo, occupi tutta l'azione, okay, per fare la benedizione. Mi genera un dark point per il master. Chiaro. Non vi spaventatevi per i dark point, perché i dark point, certo, piovono. Ma ci piace spammarli, no? No, no, piovono i dark point. Poi, faction standing. Appartieni a una fazione, a una gang, e la tua reputazione ti precede, tale che ti dà più 2 a manipolazione quando cerchi di spaventare o di scuotere qualcuno. Però la persona deve conoscere la fazione, perché se vai da una non la vedi. Io sono della gang del granchio. Cazzo. Quindi, sono. Tanto piacere. Salve. E che buoni. Secondo me è meglio blessing. Che pagina sono? 73. 72. 72 e 73. C'è un altro talento che dice: sai cos'è un astro laboratorio? Ma non lo dice nessuno. Blessing. Che è quello della benedizione. L'altro invece sono i talismani. Sì. Allora, il processo di creazione del talismano benedetto richiede 1d6 ore e richiede una cappella o un altare. Eccolo là. Un talismano dà un più 1 a uno skill test, dopo il blessing sparisce. Ok, però vuol dire che devo avere una cappella. Però questo non genera dark point. Allora, secondo me è benedizione. Così la storia si muove di più.
E una volta per sessione, sì, senza stare a farti seghe, puoi dire una volta per sessione un più tre qualcuno. Faccio la benedizione. Benedizione, blessing. Okay. Dove devo mettere questa roba? Nei talenti. Ci spero ci sia talenti. Sì, sì, c'è così di fianco sulla destra. Okay. Ma scusa, ma con Mystic Powers vuol dire che io ho accesso ai poteri mistici o ho un potere mistico? Cioè, Mystic Power vuol dire scegli un potere e puppatelo o tu puoi... Esatto, il talento che ho preso, Mystic Power. Allora, prendi un livello nella skill Mystic Power. Ah, allora, una per attivare no, il potere... No, lì dice devi avere almeno la skill 1 in Mystic Powers. Ma il talento mi permette di metterci punti oppure una cosa in più? Sarà sui talenti. Il talento ti permette di avere accesso ai poteri mistici. Io senza talento non posso avere accesso. Esatto. Non puoi avere punti in Mystic Powers, quindi. No. Tu puoi mettere punti in Mystic Power, ma se non spendi il talento non puoi avere il Mystic Power. Leggi il talento. Tu puoi avere punti in Mystic Powers anche per sapere come funzionano senza averli. Certo, io ho capito perfettamente questa cosa. È che non so se Mystic Power ti dà un potere mistico o ti dà accesso ai poteri mistici. Mystic Powers. Allora, per imparare un Mystic Power devi avere almeno un punto in Mystic Power. Per attivare il potere devi passare un test di Mystic Power. Chiaro. In combattimento, questa è normalmente un'azione lenta. Un tiro fallito ti dà un'incorretta informazione, un risultato non atteso. I feromoni sono un talento umanita, se ti interessa. Ah, sì. Ok. Sì, ma nel senso in aggiunta a Humanite Talents. Okay. E cosa fanno questi General Talents? Se li prendi in testa la gente gli fai male. No, dà un +2 a manipolazione. Una volta per sessione. Sessione. Ah, perché li spruzzi giustamente. No, ho cercato di imparare la memoria in manuale. No, ho avuto poco Nine tempo. Lives è qua ad esempio, vedi? Sì. Nine Lives è lì sopra in alto. Ah sì, 9 vite. Però qui non c'è Mystic Powers, perché allora sarà... Perché segnale. No, devi leggerlo di qua. Era qua giù in fase di creazione. L'ho visto. Te ti vuoi leggere giustamente? No, era per dirti, vai a vedere il fuggitivo, perché era nel fuggitivo. Il fuggitivo, perché voglio sapere se ti dice puoi mettere punti o puoi avere accesso a un... Perché per adesso il talento Mystic Power sembra non faccia assolutamente niente. No, il Mystic Power ti concede di imparare un Mystic Power. Ti prendi un... Credo che ti prendi un Mystic Power, perché Mystic c'è Power. La categoria di talenti Mystic Power. Scusa, Chapter 4. Ok. Era quello dove eravamo. È una categoria di talenti. Fammi andare qua, fidati. Quindi è un talento in sé rispetto agli altri che non fa niente, a parte darti l'accesso a poter usare i poteri mistici. No, ti dà accesso a un potere specifico. Ah, ok. Ok, so. Ok, ho capito. Beh, quindi cominci, ovviamente. Cominci con uno, poi ne puoi prendere altri. Io mi chiamo Zero. Io mi chiamo Positivo. Zero, sì, perché è il numero delle persone che mi sono sfuggite quando ho deciso di ucciderle. Dan dan dan. 3 anni dopo, come ti chiami? 25. Poi lo ritrovo e approfondisco, ma io me la ricordo a questa maniera. Che ogni talento, voi prendete il talento e tra parentesi scrivete, vabbè, quando avete finito. Esattamente. Però adesso... Oh. Perché così si ricorda di quanti errori ha fatto. Bellissimo. Problemi personali per il predicatore? Sì, arrivo. Infatti, per quello dicevo, lo cerco la prossima volta, perché sennò sto qua a cercare e basta. Allora, problemi personali. Vedi solo il peggio nelle persone. E non puoi. E non puoi fidarti o accettare l'aiuto di nessun altro. Direi che non esatto. Sei indeciso e esitante ad agire. Sei ossessionato dalle scelte e non fai niente. Tu hai visto l'oscurità fra le stelle. Oh. Ho visto l'oscurità. E ti vengono delle fitte di fanatiche quando vedi i segni dell'oscurità. Beh, sicuramente bella, questo è bello. Ah, io non posso che sorridere questa cosa. Perché questa cosa come si chiama? Hai visto l'oscurità. Sì. I see the darkness. Hai capito cos'è un astrolaboratorio praticamente. E non puoi dirlo. Ho visto l'oscurità e per forza era sempre chiusa e bendata. Bird Box. Sempre buio. No, è più Eleven in Stranger Things. Esatto. Okay. Sì. Scegliamo il problema personale di Gianni. Beve. No, non c'è da scegliere. È un alcolizzato. Nell'alcol bissi mentre bevevo il terzo bicchiere di rum. No, direi il primo va benissimo. Il punto che beve fa sei avventato e prendi rischi stupidi per te stesso e per la tua astronave anche a causa del non è necessario a causa dell'alcol. A causa dell'alcol va bene, mettiamogli un flavor.
Diciamo che qua, potrebbe essere quando beve diventa coraggiosissimo. Quello è come la vende lui. Sì, esatto. Che in realtà è vero. Fin troppo. Perché lui se deve andare a fare una cosa pericolosa magari non ci va, però se beve, cioè, poi dice ok, ci vado. Immagino vado, già, vado. Attivate l'allarme giallo ed esce il minibar accanto contro il capitano. Comunque, 9 vite mi permette di switchare le decine e le unità del critico per renderlo meno grave. Cazzo, figata. Tantissimo, tantissimo. È l'unica maniera per morire il critico in questo gioco. Se fai un 65, un 66 quando per renderlo critico, a volte tantissimo. Se hai fatto 91, no, non puoi, non è percentuale. 61. Sì, sì. No, no, è con 2 dadi da 6. Quindi se fai 66, 66 e 65 sei morto. Ok, ma lui se fa 61 può diventare 16. Esatto. E se fa 65 può essere 56. Quindi ha metà delle possibilità, cioè... A 66 sei morto. Vabbè. Okay. 99! Sì. 99! E la morte rimane... No, al contrario, sono 6. Relazioni con gli altri. Questo dov'è? Bizzarrite. È sotto a aspetto. Relations. Allora, qui per esempio leggo il fuggitivo, visto che ce n'è 3. Vorrebbe tizio. Un tizio vorrebbe ferirmi. Vabbè, i PG intanto sono. Allora, tu sei? Non ah, me. Cazzo. Io mi chiamo Ron. Ron. Io mi chiamo io Harry. Gianni si chiama? No, beh, il nome glielo faccio Gianni. Gianni. Mi chiamo io. Per ora è Gianni. Quella Gianni. Se non volete sceglierlo ancora, metto Alice e Claudio. Sì, per adesso sì, perché non mi viene in mente. Perché Alice detto Ron, mi viene in mente io. E Pustorino. Le certo, sì, perché Claudio è un casino. Perché... Comunque ecco, qui i legami sono molto... Siete degli idioti. Sono pessimi. Le relazioni con gli altri sono molto generiche. Si va dal... è uno che rispetto... Quindi spero che lui... Beh, ma era come quello di Tesoro di Loop, che lui, quel, tipo lui aveva lui lo picchio. Tu come sei nell'equipaggio? Possiamo mettere quello che vogliamo. Esatto. Qui è puro flavor. Io nell'equipaggio sono quello che fa un po' di tutto, ma niente. Cioè, non ho nessun compito specifico, ma faccio tutto quello di cui c'è bisogno. Male magari, ma faccio un po' tutto. Sono il mozzo. Ok, quindi Ron, diciamo che... Sempre le frasi alla Dungeon World oppure... Sì. Vincerò il tuo scetticismo. Perché cazzo... Tu... E qui lo metto alla Dungeon World, se risolvete il legame... No, ok, perché il mio non era una cosa da risolvere. Giusto. Io volevo fare tipo Ron, rispetto perché si fa il culo a fare cose che gli altri danno per scontate. Sì, sì, sì. Allora, Gianni conosce il mio segreto, ma però mi magari capisce. Se capita una cosa per cui lui palesa... questo comportamento e tu ne sei coinvolto, barri no, però la relazione la tieni, mi piace, potrebbe essere e ti dà un punto esperienza. Io ho messo Ron si fa il culo a fare le cose senza ringraziamenti pur di evitare di essere buttato, quindi lui magari quindi lui magari prenderà Pix quando io noterò che gli farò notare a tutti che lui sta facendo delle cose utili per tutti. Okay. Io ho una cosa da chiedere ad Alice. Dimmi. Che genere di predicatore sei? Delle icone o più buddista della chiesa di Alaman? Direi più buddista. Ottimo, allora sei una persona che rispetto. Vai sul buddismo? Mm-hmm. Ok. Va bene, tanto è un altro modo di vedere le icone. Invece che vincerò, come si dice? Non incrinerò, però scalfirò il tuo scetticismo. Incrinerò, è un vetro. È una persona che può insegnarmi qualcosa. Più che rispetto. Io ci devo pensare. Tu non c'è problema, non c'è Ilona. Problema. Ilona. Sì. Ilona. Staller? Coi feromoni. Appunto, mi è venuto proprio... Mi ti scoperò. No, io invece per me... Ilona. Poi zero. Comunque sì, ecco, non c'è bisogno di trovarli tutti ora. Possono essere anche creati in corso. No, per me gioco. Ilona ha visto la verità, che siamo tutti uguali, soprattutto da morti. Zero, gli devo la mia vita. Direi. Io lo tratto come... Cioè, nel senso, per quanto lo tratti... tra virgolette, ho ancora... Cioè, io sono il tuo assistente. Esatto, però gli devo la mia vita. E tutto quanto. Quindi Pussorino... Perché io ho tradito di zero? Perché io?
Perché io sono l'unico ad averti fatto sentire stronzo. Perché io sono colui che ti ha permesso di coltivare il tuo potere. E tutti ti avrebbero messo una pira se avessero saputo che ce l'avevi. Cioè io sono l'unico che ha creduto nel fatto che questa cosa non fosse, cioè che tu non fossi un pazzo a venirmi a dire che sapevi fare questa cosa e ti ho permesso di coltivarla fino a quando non hai sviluppato. Ma perché te l'avrei mai detta? Perché sono perché io sono uno di quelli che andava in giro a fare l'illusionista, il mistico, potete credere in tutto. Magari cosa ne so, sei venuto il mio spettacolo e con te i cinesi l'ho capito. E i cinesi è difficile. Sì. Dimmelo! Pa! Dimmelo! Pa! Beh, è anche un modo anche quello. Con telepatia. Però l'ha capito, eh. Puoi convincere. Cioè, ha visto in me qualcosa che gli altri non hanno visto, che cosa ne so. Claudio dice un sacco di fanfaluche. Esatto. E certo, Scalfiro il suo scetticismo dice un sacco di fanfaluche, giusto. Secondo me, invece, tu hai il potere di cambiare il sistema. Bomba. Allora gli devo la mia vita, è banale. Inverte la matrice. E io ti seguo perché voglio che tu abbia successo, perché voglio cambiare il sistema, perché io non voglio uccidere tutto quello che si muove. Infatti, però a quanto pare nel mondo devi fare così per andare avanti. Per me Zero è il più pericoloso del gruppo. Zero posso mettere. E il mio buddy. Buddy. È Gianni. Ciao buddy. Il mio buddy è Pustorino. Oddio. Cosa fa? Essere buddy è buddy. Ovviamente zero. Deve essere un buddy. Buddy, ciao buddy. Non lo sa neanche il buddy. E infatti, dove l'ha trovato? Scusa, c'è qualcuno qua di fianco alle relationship. Ma non è lo che, scoprirò. Ma non è che quando hai risolto la relazione diventa buddy? Beh, poi quelle ce le vediamo magari anche in settimana. Buddy quindi. Love, buddy, buddy love. E Gianni lo vedrò in settimana, devo decidere che personaggio fa, eccetera. Allora, ma quindi alla fine che mercanti di informazioni siamo? Tu non ti preoccupare. Penseremo poi. Perché stiamo facendo i mercanti di informazioni? Ti dirò. Cioè, ma perché non facciamo il contrabbandiere? Vedi? C'è lo stesso simbolo anche qua, che ancora non ho capito che cavolo è. Ci penseremo poi. Poi ci penseremo e chiederemo. Allora, Zero, non posso perderlo, sarei perso anch'io. Ilona, ma tu come... Vediamo. Empathy 5, Wit 4... Ah, ho le stesse mie caratteristiche. No. No, amore, ah no, sì, perché tu sei... Io ho più punti di voi. Ilona... Non questi sotto. Non li ho ancora neanche messi. Neanche noi. È che sappiamo. Alice, altrimenti... È perché è Alice. Allora. Sì, no, perché altrimenti... Cioè, dato che io sono un po'... Nel senso, sono carismatico e tutto il resto, e tu sei... Hai Empathy 5, potrei anche scrivermi che scoprirei. Però sembra un po' ricordante. Allora, innanzitutto vi posso dare delle indicazioni. I fuggitivi ho reputazione hanno meno 2. Ok. Quindi ho reputazione 0. Bella! A partire da quanto? Da quella che avevi di creazione la quando hai scelto la 6, quindi 4. La nascita. Ah, ok, quindi 4. Ah, quale stazionario cos'è che aveva adesso? Stazionario aveva 4, che viene dimezzata. 2. E poi... Che dimezzata? Perché è un umanista. Però prendi un più 1. Perché okay. Sono predicatore. Perché sei predicatore. Quindi 3. Sì. Io ho 0. La tua caratteristica più importante è l'empatia. Sì. Del predicatore. Del fuggitivo. Poi uno si può specializzare anche su altro. È l'empatia. Sì, però dipende. Certo. Tipo per me immagino che non sia quella. Sì, infatti è che è attributo, ma cioè non è l'intelligenza del mago, il carisma dello stregone, okay. Che non giochi. Poi icona, non c'è bisogno di sceglierla. Icona sì, importantissimo da scegliere. Quali allora, sono? Da lei? Ora, la mia reazione con lei è che da lei posso prendere realtà occulte. Quindi mi interessa perché tu sei la chiave di misteri. Ma sto pensando una cosa, ma l'essere buddista con l'essere anche mercante di informazioni non è un po' un casino? È un po' essere buddano. No, perché come ho detto prima, il cercare la verità, cercare se stesso, okay. È un viaggio. E soprattutto per la religione dell'Alam, che dice che un essere umano è un mondo a sé stante. Okay. E quindi girare, cercare, fare esperienze è un modo di esplorare se stessi e la propria bambina. Religione, il proprio okay. Essere. Bene, ovviamente io non penso che lei possa. Io non penso di poter apprendere la realtà occulte da lei perché è una predicatrice, ma perché ho visto. Perché ha visto l'oscurità. Perché io ho visto qualcosa in lei. Sì. Ah, perché concept non... skill. Questa è un'indicazione per quello. Non costano anche di meno, no, prendere le concept skill? No. Sicuro?
A meno che tu non hai trovato no, altro, so, ma che no, che io sappia. No, no, perché credo che siano quelle generiche, perché te lo puoi montare come ti pare. Un po' sì, 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 qui te lo puoi montare come okay. ti pare. Quanti, quindi i punti possiamo già metterli? Io li ho messi. Allora, allora, aspetta, no, aspetta, 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 aspetta. Io ho 8, voi di più. 12 mi pare. C'era un... Skills. Sì, ma c'era una cosa particolare. Generali e avanzate. Esatto, ci sono le skill generali e le avanzate. La prima colonna sono le generali, la seconda sono le avanzate. Ok. Infatti qua ti dà i punti da spendere, te voi lo ricorda. 12. Chapter 3. Tu eri stazionaria? Stazionaria. 10. 10. Skill. E il massimo suono? Ah, no, 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 era per tirare. Era per tirare. Le generali le potete tirare anche se non avete punti. Punti. Ah, okay. Le avanzate, se non avete punti, vi attaccate al cazzo. Ok, perché giustamente se non sai pilotare, non sai. Non puoi. Io se monto su un elicottero non so neanche dove accenderlo. Okay. Certo, certo. Se però devo accendere un tostapane. Però i punti li possiamo mettere come ci pare, no? I punti li potete mettere liberamente come vi pare, fino a un massimo di 3. Infatti, okay. Questo me lo ricordavo. Okay. Più di 3 non potete. Ah, massimo 3? Sì. Sì, sì, come sì. Tales from the Loop. Mi ricordavo, sì, sì, 5. Che c'è il massimo. E ne abbiamo 12, hai detto? Voi sì. I privilegiati ne hanno 12. Alice ne stazion... 10 e io ne ho 8. Perfetto. Esatto. Poi le icone. Mentre voi distribuite i punti, io vi narro generalmente delle icone. Prendere. Mi ricordo, magari c'è un vero specchietto qui dietro. Sì. Quanto è fattibile nei combattimenti, quelli ovviamente immagino più su pianeta, e non tra navi, che si vada in corpo a corpo? In pianeta corpo a corpo? Facile. Ma cioè, è sempre la cosa. Dipende che dal tipo di arma che. Se io ho una super arma della Madonna corpo a corpo, ma uno ha un fucile, è alla Indiana Jones? O. Sì, cioè nel senso puoi anche lanciare il coltello per l'amor del cielo, però in quel caso è ranged combat e non melee combat, è combattimento a distanza e non combattimento fisico corpo a corpo. Ok. E ovviamente se quell'altro ha il fucile e te sei a 100 metri e lui ha il tempo di sparare finché non ti avvicini. Vaffanculo. Anzi, il gioco è calibrato per tutte le cose, c'è la lotta e tutto, ma c'è anche la calibrazione per le armi, sono viste in maniera molto realistica. Per esempio si può sparare anche 3 volte nello stesso turno. Ti svuota il caricatore, però si può fare. Ratatatata. È un ratatatata e se ti becca anche una volta, so cazzi, come è giusto che sia. Dicevo, le icone. Le icone sono, come abbiamo detto, 9. C'è la signora delle lacrime, che è quella che accoglie i morti e... Aiutami, Claudio, te che sei più veloce a tradurre di me. Allora, però se non mi ascoltate è tutto inutile, oh. Quindi... Allora, la signora delle lacrime, il cui simbolo è una lacrima. Accoglie i morti, è vestita di bianco e fa scendere lacrime su chi piange i morti. Il danzatore, il cui simbolo è uno straccio, è l'icona dell'ispirazione e della perseveranza, è una donna, un uomo, una roba androgina, non si sa bene, rappresenta anche gli amanti, può essere la passione di qualunque genere, sia quella del musicista che quella del... E la divinità artistica. Lo scommettitore, simbolo dadi, sono gli avventurosi. Premiano l'intelletto. Premiano l'intelletto, prende premere dei rischi. Sì. E ti invita a lanciare i dadi e vedere che cosa succede. Fumble. Esatto. Il mercante, simbolo un calice. Il Grazie. Mercante è un bello tozzo, è un vecchio uomo. E indovinate di che cosa è il patrono? Bravi. Della prosperità e del successo. Il mozzo, simbolo la chiave. Il mozzo benedice le case e le navi. Sì, è visto molto perché uno dice il mozzo è la divinità del cazzo. No, il mozzo è visto molto come la divinità lavoratrice. Certo. Quindi per cui è patrona di tutte le piccole attività, delle case famiglia, del negozietto. È la divinità popolare in fin dei conti, della fatica e del lavoro di tutti i giorni.
Poi c'è il viaggiatore, il cui simbolo è una nave. Ovviamente protegge i viaggiatori, i coloni, gli esploratori, i mercanti, tutti quelli che si devono mettere in viaggio e fare un pezzo da qualche parte. Poi il messaggero, una pergamena. Preghiere, simboli e preveggenze, novità e news, tutte afferiscono al messaggero. Poi c'è il penultimo, che è il giudice, il cui simbolo è una spada. Anzi, la giudice, perché è una vecchia matriarca. Sì, una donna. Ed è la patrona dell'ordine dei paria. Quindi immaginate come erano incazzati quando ve l'è arrivato. Io sono il giudice incarnato. Il cui portfoglio di poteri sono la giustizia e la punizione. E i missili antibatteri. I missili antibatteri. E le ossa dei... E poi il senza volto, che non ha simbolo, e non è mai rappresentato, nei templi non ha icone e non si sa niente di lui. Sì, considerate, nei templi ci sono delle nicchie dove c'è il simbolo, una statua che raffigura il non icone. In una delle nove nicchie c'è un cazzo. Mia. Bello, Bellissimo, per te è perfetto. Sì, ero indeciso tra quello e la signora delle lacrime. No, il senza volto. Anche perché immagino due domande sulle cose, allora. Aspetta, cosa determina sta roba? Qualcosa? Allora, è la vostra divinità patrona. Siccome è molto sentita la religione, averla è una cosa importante, perché poi vi dà anche il talento dell'icona. Scusa, domanda veloce. Comando, empatia. Sì. È tipo il persuasione, intimidire insieme, o è il comando solo quello del pilota, tipo del capitano? È quello del capitano, ma è anche il comando verbale, quindi il imporre la propria volontà. Okay. Io... cioè, se hai della gente sotto di te, il comando è ristabilire l'ordine, fate quel cazzo che dico io. Se hai della gente che è tuo pari, il comando è adesso a marciare, cioè nel senso, adesso vi convinco della... Beh, io ho fatto un personaggio un tantinello verticale, proprio 5 in empathy e ho messo 3 in Mystic Powers, Command, Culture e come cazzo si chiama? E Manipulation, che sono le uniche di Empathy. Ma io posso fare un cazzo per Mystic Power? Sì? Lo posso prendere Mystic Power oppure no? No. Ah no, ok. Bisognava fare il fuggitivo con l'archetipo. No, ma... dove sono le abilità? Sono più avanti? Le abilità delle icone mi piacerebbe. No, il talento delle icone. Delle cose... Se mi fai guardare il talento delle icone, che poi si trova anche le abilità dei personaggi. Perché volevo vedere Infiltration. Sotto agility e furtività. Allora, talenti dell'icone. Allora, tu chi avete? Scusate. Allora, per il pilota ho ovviamente preso il viaggiatore. Sì. Certo. Mentre per me ho preso il gambler, lo scommettitore. Anch'io pensavo lo gambler. Sei completamente fortunato e poi scegli in automatico un... Aspetta, un automatic critical success. Ah, puoi darti un critico in automatico su un skill. Cazzo. Ti cazzi. Tradotto bene, giusto. You can choose an automatic critical success or a skill test of. Come se avessi fatto 3-6. Sì. Dico, ogni quanto? Una volta per sessione, spero, Che se no, cazzo. Perché anch'io pensavo di fare lo scommettitore, perché io direi al danzatore, però. Mi dici perché io voglio vedere o senza volto o signora delle lacrime, però penso senza volto. No, io penso più al senza volto. Cioè, come sottoposto senza volto. No, ma quello è il talento. Ah, sì, ora te lo dico. Mi immagino subito. Beh sì, io voglio leggere tutto. Disse quello che aveva fatto Xiang. Purtroppo, almeno io sono convinto che se devi fare un personaggio che deve essere bravo a picchiare... Eccolo, i talenti dell'icone possono essere usati una volta per sessione e ogni uso genera un dark point. Però è un critico automatico. Ma i coglioni. Sulle abilità, ci devi avere almeno un punto... Devi avere almeno un punto di talento. Un punto skill sull'abilità che dichiara il critico. Il signore delle lacrime... puoi rinvigorirti dopo essere andato broken o stress. Okay. Che senza volto praticamente è senza PF e senza debole, non mi piace. E me coglioni, ti ritiri su quando vai a zero. Sì, lo so, ma io devo uccidere prima che mi vedano. Ah, scusa. Quindi dimmi il senza volto. Faceless one. Il fatto non è la tua guida. Single copia del detenzione. E te l'avevo detto. È un plot point. Allora.
Sì, cos'è? Cioè, ora basta, cioè fai succedere qualcosa nella trama. Minore, ma sì. Puoi allora, dare il destino, destino dal tuo lato. Avendo, puoi avere il beneficio di cambiare un singolo dettaglio concreto in una scena a tuo favore. Deve essere qualcosa che ha una cosa cosmetica o indirettamente benevola. Non puoi far sparire il nemico, ma puoi decidere che c'è un pugnale a distanza da te, sì, o che la finestra è stata lasciata aperta. Il master ha la cosa geniale. È un potere che ho scritto 2 giorni fa di This Is Not The End. Mm-hmm. Esattamente, questo è perfetto. È perfetto per l'assassino, dovendo infiltrare. No, ah, quella porta l'ha lasciata aperta. Ma devi, devi entrare, ma quella porta non è chiusa. L'hanno lasciata aperta perché io sapevo che oggi passava il tizio, che è quello che lascia sempre la porta aperta. Esatto, e perfetto. Allora, messaggero. Messaggero. You can see me. Sono aria praticamente. Puoi... Cazzo, andiamo a rimpolpare ancora. Puoi costringere qualcuno ad obbedirti tramite parole ben posate e azioni, senza avere un test di manipolazione. Critico per l'assassino. Puoi usarlo sia sui PC che negli NPC, quindi sui giocatori o sugli altri personaggi. Il tuo desiderio deve essere ragionevole. E non puoi, per esempio, chiedere a qualcuno di agire completamente contro il proprio interesse. No, certo. Colpito? Mi piace. Cioè... cazzo. Gli lancio un coltello. Tutto su critico. È la pesacchietta finale dei feromoni. Infatti. La tua è? Ah, il viaggiatore per Gianni. Ah, il viaggiatore. Che può fare la domanda e ricevere... Aubi! Ah, ok. Ah, beh. Fammi vedere quali ci sono. Io, giusto per sfizio, guardo il danzatore, perché comunque sono un artista, però. Il danzatore. Dancer. Puoi evadere un qualsiasi attacco che ti sta per colpire e non prendere nessun danno. Non c'entro niente io. Puoi decidere di attivare il talento anche dopo aver visto il tiro che ha avuto successo. Cioè, io ti tiro contro di te. Sì, sì. Ho avuto un successo. Cazzo, il culo. Ho avuto un successo. E te decidi, no, ok, non voglio prendere questo danno. Come cazzo si chiama? Il mercante? È critico automatico. No, quello è il mercante. Editore. Loaning. Dov'è il mercante? Loaning vuol dire prendere in prestito. Il mercante puoi far prendere un prestito che a vantaggio tuo per comprare un oggetto costoso o un modulo di una nave. Devi pagarlo entro un tempo che abbia senso. Quindi puoi avere veramente prestiti. È molto commerciale questo. Però io sono già abbastanza viaggiatore, mozzo, mozzo. Oh, se no si determina casualmente. Anche il giudice è quello che fa un attimo una critical injury automatica. No. Secondo me è messaggero. Il fatto è che sono già talmente cazzuto su quello, sto pensando. Allora, l'unico motivo per cui non prendo senza volto è che l'hai già preso tu ed è una cosa tua, secondo me. Il giudice è più pesante. Il giudice ti fa una ferita critica. E ti passa anche l'armatura. Ti passa l'armatura. No, ma l'altro è una cosa critica. Quindi può usarlo sia per tutte le abilità. Appunto. Quindi può usarlo per tecnologia e per tutto fare. Perfetto. No, l'altro lo può usare sulle abilità su cui è una skill. Sì, cioè lui avendo messo in 5 abilità 5 skill, mentre l'altro è solo per ferire. A meno che non metta uno. Beh, un po' gli converrebbe. Io faccio lo scommettitore. Soprattutto sulle avanzate. Faccio lo gambler? Sì, faccio lo scommettitore come lui, perché quando l'ho sentito è esattamente il motivo per cui io mi sono andato a infilare in questo casino. Perché io mi sento una persona fortunata e mi lascio, cioè nel senso che sono guidato da sto cazzo di destra. Sono scommettitore pure io. Io invece ho messo destrezza, forza, infiltrazione, combattimento melee, combattimento ranged, poteri mistici. Io mi fa morire il prete che vieni dalla mia parte, no, vieni dalla mia parte, no, ho detto vieni dalla mia parte, va bene. Poi faccia scegliere il suo aspetto face è facciata, cioè qui è ci la facciata sono... no, face in questa cosa è proprio faccia, la faccia, perché vedi qui c'è questo è l'operativo Lego Gianni, ok. Occhio fiero, squadrato, mascella squadrata, occhi d'acciaio. Ah, ok, proprio la faccia, mentre Claudio, ok. Sbarbato, no, con la barba. Cioè, quindi, ecco, mettetemi per cavolo vi parlo, non me ne frega niente. Io no, cosa posso mettere di faccia? Io mi immagino tipo John Wick.
John Wick. Scrivi John Wick. Baba Yaga. Sappiamo tutti. Io andrei a fare l'equipaggiamento, che okay, è l'ultima cosa, così completiamo. E poi c'è la nave. E poi c'è la nave. Ah, minchia. Sì, sì. Allora, la nave è più veloce, mi sa. Perché tanto è una sola, non una testa. Sì, sì, c'è da scegliere i moduli che... Vabbè, quindi facciamo scegliere a Gianni con lui, no? No, la nave se la trova pioppata, poi dici, ma hanno cambiato la nave? La nave è mia, lui è solo il pilota. Fuggitivi. Potete cominciare con uno di questi equipaggiamenti, io ve ne dico 5. E uno di questi? Uno di questi due, che ora li scegliamo. Ah, nel senso, uno esatto, per ogni riga? Per ogni riga, okay, sceglio uno all'altro. Allora, vestiti anonimi o... 500 monete d'oro. Il tag è una specie di prepagata. Vestiti anonimi, il vestito scuro, il completo, consta come vestito anonimo? Sì, vestito scuro. Scusa, no, puoi guardare qua. Cioè, è proprio l'immagine. No, ma non l'immagine, proprio in giacca e cravatta. Beh, cazzo, giacca e cravatta. A parte che devi considerare l'ambientazione araba, medioevo arabo. Quindi giacca e cravatta, sei un americano alla corte di Re Artù. Beh, però, io potrei avere una specie la versione maschile del Sari. Allora, io sono vestito da straccione, sono nato straccione e morirò straccione, per citare Jafar. Invece io, al contrario, sono messo bene. Cioè, quindi scegli i soldi. Cerco i soldi, certo. Sì, lo trovo in lampo perché c'era l'immagine. Bam! Criminale in curta. Magari. Io sono esattamente così. Lui, sì, no, io invece voglio essere serio. Serio? È tipo un assistente. Peddler. Questi sono seri. Ci sono i cortigiani, ma risalti parecchio nell'occhio, eh. Se vuoi essere una persona normale, è il peddler. Ossia un vestito con un soldato, grosso foulard rosso colorato che copre il capo dal sole, e una tunica stile... Tra l'altro voi non venite da... No, questo sicuramente però. Curta e doti. Sì. Quindi un vestito più orientaleggiante, con uno stacco davanti ed una maglietta come una t-shirt, lungo fino però al ginocchio. La cosa più elegante... Sai, perché a casa non lo vedo. Perché ci ascoltano, lo vedo. Cosa più elegante, penso lui, no? Passare inosservato, però sti cazzi, costano sti vestiti. Perché passare inosservato? Lui è un fuggitivo, ma non necessariamente... Mi scusi, Allora, Beh, intanto si prende i soldi, non prende i vestiti anonimi. Esatto. Boh. Prendimi 500 birr, poi c'hai anche i birr di creazione e vediamo quanto costano. Ok, 500 birr. Io ho capito 500 birr. Sì! Segna 500 birre. Poi la seconda come, è come la, prima linea di ghia. La seconda è il talismano. In basso a destra, Claudio. Le vesti da. Stai guardando il prete. Ah. Birr. Birr. La moneta si chiama birr. Non puoi fare una riga per, anche per Alice. Per ok. Insieme? Sì. È giusto. Il turible, non so che cos'è. È il turibolo proprio. Senti. Il turibolo è quello con cui spargi Vincenzo. Okay. O una scultura sacra. Cazzo, può essere della si porta una scultura. Sì, il turibolo è proprio l'incensiere. Una statuina è quella da piccola. Cattolico. Può essere anche una cosa che porti in una borsa da viaggio, può essere fatta di legno, può essere una madonnina, può essere un cazzo di legno. La Bibbia. Mia nonna aveva un Padre Pio di 80 centimetri che ha insegnato. Usava anche come tipo la, il cos'è che si chiamava? Tipo il Corano, ma con gli appunti suoi di fianco, dove lui era contrario a alcune cose. Una cosa del genere. Tipo, quella lì non è il Corano, ma è la Bibbia, ha detto: non devi coltivare due cose differenti nello stesso campo, altrimenti ti possono lapidare. E lui probabilmente ha scritto: mi sembra Gianni, direi, un talismano che gli dà più un appaio. Gli può servire nei momenti di ubriachezza molesta. Tu cosa hai preso? Io. Vestiti anonimi. Allora, la seconda riga? Io sono un poveraccio. Però. Seconda riga del fuggitivo. Comunicatore di secondo livello o vestiti protettivi? Io vestiti protettivi. Comunicatore. Allora, comunicatori vanno dal primo livello, che è il telefono, quello di... Di Angus, quello con i tastoni. Che bonus danno i vestiti protettivi? No, addirittura intendo quello... Aspetta, abbiamo un suono del comunicatore. Il primo telefono creato. Che vestiti protettivi cosa danno di bonus? Sì, aspetta, finisco.
E il comunicatore invece, se poi si arriva al quinto livello, che è quello interplanetario. Ok. I vestiti protettivi. Poi li guardiamo dopo che cosa danno. Vabbè, me lo devo segnare però, perché se non mi danno cose. Segnati i vestiti. Segnati i vestiti. Certo, protettivi. Certo. No, per sapere cosa fanno. Certo, poi lo scopriremo. Talismano. Il segno, se non mi ricordo di per il nostro predicatore. Talismano o vestiti da di funzione. Avete talari. Sì. Beh, non li crei anche tu. No, no, ci vuole talento. Si è preso Blessed. Da un più 3 dadi per persuasione. Talismano. Ah, sono 3 fuggitivi. Sì, sì, ma avete facilitato molto il lavoro. Pilota. Exo Shell, che sarebbe la tuta quella per stare cos'è nello spazio. Cos'è Land Jet? Un getto a mano. Sì, tipo sembra. Quelli di Iron Man, no? Io non so perché mi è venuto in mente, è presente quelli lì che usano sott'acqua, no? Ah, però sì, per sì. L'aria, come può fare? Più o meno, nello spazio. Può essere, sono curioso. Almeno se vediamo i vestiti anche lo troviamo. Il jet se sì, sì, tu cerca prima. Quello mi sembra che se lo cerco sul PDF forse ci sono. Sì, forse fai prima. Perché non è facile girare nell'equipaggiamento perché sono tipo una 40 di pagine. E quindi c'è parecchia roba. Non è facile neanche trovare la roba nel PDF. Exos and Vehicles. Perché lui c'aveva o un exo qualcosa. Exo shell. No, ma l'exo shell so che cos'è. Ti permette ti dà però una... se c'è nell'indice di stare nel vuoto per 8 ore. Hand jet. Ah, sì, in zero gravità per muoversi a zero gravità ti dà più di destrezza a gravità zero. È quello hand lì. Jet. È quello jet. Lì esattamente è il propulsore io. Di Iron Man solo a T. Ah, gravità zero. Quindi è una roba che banalmente con un soffietto d'aria fa. Sì, esatto. Le bombolette di mio amico Ultraman. Per chi è troppo giovane non sa cos'è il mio amico Ultraman. Vale, ora andiamo alla terza riga. Vestito termostatico o exoshell? No. No, dura sword. Terza riga. Ah, scusa. Carabina Vulcan. È una classica pistola che fa male. Spada. O la spada, dura sword. Carabina Vulcan. Ah, vado in mischia, carabina. No, ho preso tutto range. Katana dura. Quello ti ho chiesto. Katana dura, vabbè. Il prete invece ha o un missile antimateria, carabina io ho agility 4 o un missile antimateria o un osso dei martiri. Dei martiri, ma non tutti e due. A meno di non avere una nave. Scusa. O un reliquiario o una profezia scritta. Profezia. 10 secondi. Ciao Corrado che ci ascolta dal Giappone. Gattai! Dov'è Gattai? Gattai! Salutami Kitsune. Non è qui, stasera pilota. Targeting scope, quindi immagino sia un mirino. Comunicatore di quarto livello. Minchia. Vi può servire. Comunicatore di quarto livello. Il comunicatore è di? Secondo. È un cellulare. Quarto livello comunicatore di quarto livello che userà per fare le peggio chiamate. È già quasi interplanetario. È prima dell'interplanetario. È planetario, quindi solo. È praticamente credo che dalla stratosfera puoi chiamare su tutto il pianeta. Non puoi chiamare da un pianeta all'altro. Esatto, interplanetario tra un pianeta e l'altro. Okay. Comunicatore. Sai che scherzoni. Di quarto. Vorrei ordinare 14 pizze. Esatto. 14 sulla luna di Giove. Ma non passate dal portale. Suonate di fianco. Fuggitivo, quarta riga, exo shell o thermostatic suit. Io volevo il suit. Quindi, non so il thermostatic suit è la tuta termica. Sì, quindi immagino sia qualcosa. Beh, in condizioni di... avverse, tipo quando fa. Quindi sono due cose da portarsi dietro, non che ce l'hai addosso. Vabbè, anche l'exo shell non è che ce l'hai sempre addosso. Appunto, se no, vuol dire che è la nave con dei buchi grossi come un'anguria. Scusa, ho detto quarta riga perché 500 birre io ho messo nella prima. Va bene, giusto. È giusto. Ma io sono arrivato alla quarta. Nella seconda c'era vestiti protettivi o un'altra cosa che hai preso tu, il comunicatore. Esatto, poi. Poi c'era la carabina o la spada. No, la gioca era di Gianni. Ah, ecco perché. Ok, scusate. Stavamo andando a cercare il thermostatic suit. Che era insieme all'exoshell. Era dopo dove c'era l'exoshell. Sì, vai. Ancora dopo. No, fermo, ho visto un thermostatic.
Sì, regola la temperatura in modo da non andare né troppo verso il caldo né troppo verso il freddo. Ti permette di lavorare tra più 70 e meno 80 gradi Celsius. Ti dà più 1 a survival e una reazione d'acqua al giorno. Sì, dai, l'exoshell serve per lo spazio. Questa tuta serve invece per il terreno. Io prenderò l'exoshell, così ci variamo anche un po'. Sì. Stessa cosa per te, Claudio. Sì, sì, termostati suite, vado anch'io di questa perché hanno spazio, ci vanno gli altri. Aspetta che leggo almeno... L'unico che avrà la tuta la povera per Alice. No, secondo me anche il pilota. No, il pilota ha preso l'end jet. Ah, giusto. La 10 dosi di Blessed M, qualcosa. Dovrebbe essere una cosa curativa, però diretta, mentre le erbe mediche fanno altro. Nutrition pill, portavoce, spider suit, wow. Filter, binoculars, box, survival, tools, biomonitor, M-dose, queste erano, no? Sì, immagino. Sì. Erano le M-dose. Blessed. Sì, 10 blessed M-dose. Sono degli... Ah, ok, first aid da iniettare. Ah, sì, okay. Sì, questi sono più diretti. Ti danno più uno a... A un tiro di cura. Di medicina. Però le sue sono benedette. E gli daranno un più uno. A cosa? Sono un più uno in più. Ah, ok. Ah, okay. Sono benedette. Sono o 10 di quelle benedette, oppure 10 rimedi di erbe. Vado sulle cose. Sì, dalla stazione scientifica. Sì, direi. Esatto. Le erbe dove cazzo cresce? Hai raschiato le buffe dal collettore. 10. Ma che bel fungo oggi ho trovato. Max, senti troppi pochi più perché stiamo facendo i personaggi ancora. Quindi aspetta la settimana prossima quando avremo un'astronave. Più. No, l'astronave l'avrete fra mezz'ora. Sì, ma non la useremo, quindi... Vabbè. È come quando vai dal concessionario, hai tecnicamente una macchina, ma non hai una macchina. Già ci metti lei. No, aspetta, manca Gianni. Ah, giusto. Pistola accelerata o... L'arma stordimento. È un ubriacone pistola accelerata. Stun weapon che usa su se stesso. No! Bellissimo, mi piace. Ciao Gianni. Hai voluto... Ha detto fate voi. Poteva dire faccio io a casa. Mi sembra giusto. Che devi cercare? Vai, sto guardando una cosa. E ho capito, vai, devo andare dall'altra parte del manuale. Vai. Allora. Ultima riga. Maschera o un sistema informatico che vi permette di dare un'identità falsa. Identità falsa. Sì, scusa, ma identità falsa o un sistema che ti permette di creare di avere un'identità falsa? Falsi, o una maschera? Sono come la carta di identità falsa o la maschera. Fanno due cose diverse. Per mascherarti... Sì, ma una maschera me la posso prendere dove cazzo mi pare, in un qualsiasi bazar di qualsiasi posto. Non una carta di identità falsa. Scegliti allora la carta di identità falsa. Ma tu non sai quanto... Ma tu non sai quanto costano le maschere qui, perché un sacco di gente ce le ha e... Me la faccio io, vaffanculo. Magari è una maschera speciale. Sì, possibile. Magari è la maschera tipo antigas anche. Sì, no, esatto. Io credo che sia una maschera. No, forse non ha detto una cavolata. Comunque io ho lo stesso i documenti falsi. Pure io, ovviamente. Siamo un branco di cialtroni. Peraltro io col tuo nome e tu col mio, quindi ci trovano lo stesso. Sì. Guarda intanto l'ultimo suo, così vediamo se cerchiamo anche quello che magari non sappiamo cos'è. Ok. E anche quello di Gianni, già che stiamo andando a vedere lì. Preacher, una tavola o... roba per scrivere. Aspetta, la prima cosa che è? Tabula o writing paraphernalia? Tabula lo sono varie cose, per tutto quello che ti serve. Tabula. Ah, il tablet. Sì, un tablet. E che può funzionare come anche come diario. Cosa con la penna, diario. No, io mi affido la carta e la penna. No, è tutta roba per tutto il kit possibile per scrivere. Kit per scrivere. E il pilota? Quindi l'altro. Il pilota è dietro, sbagliato. Fighting suit tutto o vestiti squisiti? No, fighting suit, per favore. Va bene tutto. Flight, vestito da volo. Fighting suit. Ah beh, la divisa da pilota. Sì, però immagino che sia quella proprio per volare da pilota. Sì, no, che gli dà dei bonus. No, quella. Va bene tutto, però. Però. Quindi ci mancava solo da scoprire che cavolo era la maschera. La maschera e i vestiti protettivi. Ah no, questa era survival mask. A meno che non intendessero questa.
No. Questa è sulla massa di 0. Secondo me ex. No, non è 0, è ordinary. Sì, perché qua la tecnologia è o avanzata, o ordinaria, o arcaica. O avanzata dal giorno prima. Esatto, primitiva. Perché c'è il fucile a pallettoni anche. Ah, perché... ignorante, ma funzionale. Comunque, maschera non c'è nemmeno nell'indice, quindi io credo che sia proprio una no, maschera. Mi sa che... No, è una maschera generica. O è The Mask, quella proprio... Cazzo, diventi l'occhio. Protective clothing. Ah, ok, dà proprio dei valori di armatura. Sì. Magari era qua la maschera. Beh, mi parrebbe strano. Armor features. Comunque. Bioniche. Roba bionica. No, ma tanto tutti hanno preso. Ah, no. No, no, vedremo la prossima volta. Sì, sì, tanto. Ma qualcuno voleva prendere la maschera? No. E allora, ma che te frega? ma se la maschera è tipo una maschera che te la metti e ti cambia i connotati... Perché poi in realtà è quello che fa una maschera normalmente. Fa un po' strano, in effetti, che puoi scegliere. Sei incredibile. Vabbè, sei incredibile. Se vogliamo andare a fare i pignoli, effetti, una maschera fa quello. Indiscutibilmente. Avete capito cosa intendevo? Assolutamente sì. Allora. Cioè, nave. Ora da creare la nave, l'ultima cosa. Ah, 5 righe. L'ultima cosa da fare. Ma le armi? Armi non abbiamo. Io no, io ce l'ho. Ah, io ce l'ho. Che bel prete. ma le armi? No, aspetta, tu puoi utilizzare i bambini. Aspetta, esatto, le puoi comprare con certo. I soldi. Le puoi comprare. Con i soldi. Tu sai quanti soldi hai? 500, no? Voglio no, 500 maschere. 500, perché sono un poveraccio. Ecco, le vado a recuperare. Tu eri stazionario? Sì. 1000 birr. Il privilegiato 5000, il plebeo 500. Io ho 5500. Sì. Io quanti ne ho, quindi 5000? Sì. Se sei un privilegiato, sì. Sì. Scrivilo in gear. Sono più rucco, neanche ricco. Sono più rucco di tutti. Io voglio roba cibernetica. No, quella si con piglia. 5000 non me la posso prendere. Si piglia con talenti e ci vuole i giorni di impianto. Più che altro devi prendere un talento. Ah, ok. Prima o poi. Soon. Terà su. Sì, ce n'è da sbizzarrire. Io voglio il braccio nel mio braccio. Ma su quella di Sensei. Ah, pensavo no, sì, che voglio pensavo che avessi un pugno sotto no, voglio, la mano. Voglio che il mio che esca un altro bambino. Voglio che il mio braccio si apra, si può dire, e sotto c'è un altro braccio. Che metodo di forza è uguale a prima, ha cambiato. Il braccio che manda a fanculo quando sparo perché esatto. Ho dito impegnato altrove. Ok, nave. Nave. Deve farla Claudio, giusto? No, si fa insieme. Cioè, no, c'ha lui la scheda. Sì, la scheda ce l'ho io. Ho anche praticamente... il generatore di nomi per astronavi. Decidi che tipo di nave. La nave è anche il motore per cui voi andate all'avventura. Perché creiamo la nave, la quindi nave è vostra. La dovete mantenere. No, no, avete un debito. Ah, boh. E che dovete ripagare il debito della nave che avete pagato. Quindi io direi... Per fare i seri, visto che siamo mercanti, comunque ci portano anche i soldi. C'abbiamo una nave scrausissima e uno dei primi delle prime cose che vogliamo fare è prenderci una nave seria. Ma ho una domanda, scusate, vale di tutto questo? No, no, questo discorso vale in creazione. Appena prima della nave, posso fare una domanda? Mm. Sì. A valle dei personaggi che abbiamo fatto, siamo ancora mercanti di informazione? Sì. Sì. Bomba! Perché no? Eh? È un modo di scappare da chi vi cerca. Siete sempre in movimento. No, e poi facendosi tanti contatti possiamo sapere, avendo le informazioni noi in mano, possiamo sapere, siamo in 3 ricercati, anzi praticamente 4 considerando che anche lei è no, un'umanita. No, nessuno... No, però se la beccano la ricercano, quindi... Nel senso che la vivsezione... E non sappiamo se il pilota è solo un ubriacone molto silenzioso o no. Esatto. Magari anche lui... Quindi in teoria noi... Abbiamo fatto i mercanti di informazioni non solo per i soldi, ma per sapere quando qualcuno gli sta per venire a fare il culo. Giusto, esatto. Perfetto. Ecco, sì. Esatto. Mercanti di informazioni. Allora, no, scusa, la nave. Sì. Noi non possiamo avere un sogno di comprarci una mega nave in futuro. Sì, ma non sarà una cosa che fai nelle prime 3 sessioni. No, chiaro. È a lungo scopo, termine. Sì, sì, quello sì. Risparmiamo sulla nave a partenza. Devi pagare il debito della nave che hai e poi risparmiare sulla no, nave. Non mangi. No, sì, ma il debito sarà proporzionale alla nave che prendiamo. Sì, ma la nave che prendiamo ci debito. Fa fare meno rispetto a quella che costa di più. Sì, ma storia è più figo avere la nave scrausa all'inizio. Vabbè, ora vediamo. Intanto io voglio l'Arcadia. Esatto. Andrebbe bene.
della mia giovinezza, tra l'altro. È un ologramma. Perché comunque, vedi, il debito parte dalla nave monoposto che è di classe 1, che è 100.000 birr. Quindi già di base costa 100.000. E te ne devi pagare, il conto che il tuo debito è del 50%. A sto punto sbraca. Esatto. Non vi dico di prendere una classe 5, perché classe parte 2, che costa 3. Classe 2. Cos'è una classe 2? Allora, le classi determinano la grandezza della nave, sì, la sua manovrabilità e ovviamente l'armatura e velocità. Beh, io cercherei qualcosa di... Allora, qua fa l'esempio. Classe 1, fighter o space scooter. Sì. Che mi sembra un filo piccolo. Fase 2, shuttle o torpedo ship. Sì. Fase 3, fregata leggera. È light come... Light fighter è il Millennium Falcon, eh. Quello è un light fighter. Sì. Però una... Anche il medium fighter però c'è nella 3. Scusa, 2 cosa hai detto? Se no andiamo sulla 5 che c'è il battlecruiser. la classe 5 è... E usiamo lo Yamato Cannon. 2 è la navetta che ti porta dalla nave di Mass Effect al pianeta. Ah, quella è una classe 1. No, quella è una 1. No, quella è una shuttle. Sì. Quello vabbè, shuttle, è vero, shuttle è quella cosa che pigli per andare da punto A a punto B. Io, allora, fare i fighi vi consiglio solo una cosa, poi mettete tutti i moduli che vi pare, di mezzo, diciamo. Una 1 e una 2, perché ci stanno 6 persone ma non c'è nient'altro, è solo per... Esatto, quella è una classe 2. Tanto su un milione è di... È estremamente manovrabile, molto leggera, ma ci stai in tu e basta. Se non ci puoi vivere. Comunque vi consiglio una cosa, una classe 3 con dentro una classe 1. Perché tanto vi cambia solo di 100.000 su un milione. In effetti. Beh, certo. Ed hai molta più manovrabilità d'azione. Perché? Perché lo shuttle è quella cosa che... Quindi abbiamo un light fighter. Abbiamo una fregata leggera. No, è proprio... Quindi neanche lo shuttle, è il caccino, quello... Sì, vabbè. Il T-Fighter. Il fregata leggera, allora. Quindi, classe... 3. 3. Tipo, fregata leggera. Sì. Moduli di base 10. Beh, tu. Non ci sono scritto. Ah, ok. Sì, infatti vedi, neanche la scheda è contemplata. No, perché dopo diventa una cosa impossibile. Cioè, il Battlecruiser ha 40 moduli. Minchia, no. Perché 10, perché 10 sono di armi. Vabbè, ma siamo anche in 5. Cioè. Esatto. No, infatti, considerate che ogni parte avrà bisogno... Poi non è che dobbiamo commerciare chissà che cosa. Cioè, ripeto, informazioni, esatto, che va a far culo. Ci serve qualcosa di veloce e di armi. Energy point! Gli energy point sono i punti energia della nave. Ogni turno che si farà il combattimento, l'ingegnere della nave dovrà decidere come distribuire l'energia alla nave. Poi vedremo. Noi non ci abbiamo nessuno cool a parte point, il pilota che c'ha. Energy point sono? 5. 5. Nessuno. Punti ferita 6. C'ho più punti ferita della mia nave. La signature è intraducibile, ma praticamente... è intracciabile. Esatto. È la sezione della nave, quindi la sezione radar. Mettiamo zero. Quant'è? Zero. Questo è zero. Cioè, questo qui è un bonus 5. Che non è male. Velocità 2, lentissima però. No. No, non ti preoccupare, si può aumentare. Manovrabilità? Non lo sappiamo. Zero. Manovrabilità non hai né malus né bonus. Allora, cominciamo subito col dove è stata costruita. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo a caso, tira. 4. 1, 2, 3, 4. Darkos. Costruita sugli asteroidi di Kua. Ha un 1 di struttura in più, quindi un point in più, ma meno 2 di armatura. Ok. È veloce. Esatto. Il prezzo base aumenta del 5%. Scrivi da qualche parte. Poi, problema della nave. Allora, sono 6. Abbiamo appena comprata, c'ha già i problemi. Sono 6, tirate un D6 e un dato normale. Fai tu la manutenzione. No, tira un D6 e un dato normale, che se esce rosso... Ecco. 6, quindi 1, 2... No, è casuale. 5, 6, 7... No, aspetta, scusate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecco. Signatura evidente! Il vostro scafo riflette le radiazioni ed è più facile individuarvi.
Però riflette le radiazioni, ragazzi. Vabbè, quando il 2 ha le prove di data gin, no, signature è proprio per trovare la nave. Sì. Praticamente vi agganceranno più facilmente. Quindi con le armi. Dobbiamo ammazzare un sacco di gente. Quindi aumenta la signature? No, quando il... Non c'è il problema. OBS sì, studio, sì, problema. Eseguita. Più 2 a il... Al tiro di data gin per trovare la nave. Detect. È normale che ha fatto riconnessione eseguita. DBS. Sì, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Moduli. Okay. Allora, ci sono tre moduli base che hanno tutte le navi: ponte, il ponte, il reattore e i proiettori di gravità. Che se no, chiaro. Questi fanno parte dei 10. No, 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 ah, questi no, sono base. Parte dei 10. Sì, perché se no, vedi, la classe 1 avrebbe 3 moduli. Almeno quello, eh. Ma lo shopping dei moduli dobbiamo farlo adesso? Mi sembra una cosa lunghetta. No. Per la scelta, almeno la facciamo coscienziosamente. Si può anche decidere. Perché immagino che ci siano diversi tipi di ponti. Questi. Diversi, e dipende dai costi. Sì, no, i costi, fregatene, spendi e basta. No, però, allora, tipo, sono tre moduli che sono ponte, reattore e coso di gravità, giusto? Mm-hmm. Questi sono tutti al di fuori. La docking station, l'hangar, sì, le sì, cabine, sì. Sono la differenza, le cabine, la suite, dentro. La cappella, il cargo hold, il medilab. Io vi direi, intanto facciamo chi fa cosa sulla nave. Chiaro. Sì. Sì, che mi sembra una cosa importante. Perché noi poi dobbiamo decidere, perché sicuramente avremo... Io faccio un ottimo caffè. Più che altro dovete ricollegare poi un attimo le abilità su quello che fate sulla nave. Certo. Esatto, ad esempio tipo il weapon system. Sì. Va su ranged combat, sì, o pilot? Ranged combat. Allora io faccio il gunner. Il gunner. Io posso fare, non so, l'assistente... Io porto l'alcol al pilota. Io faccio un caffè veramente buono. Perché allora, scegliendo così proprio al volo, mi verrebbe da dire che sti cazzi della docking station, a meno che però non, se non abbiamo, se non ci serve per forza, se non abbiamo l'iPod dentro, diciamo, il coso di... Se vuoi avere anche l'altra nave dentro ti serve. Dobbiamo avere anche l'hangar a quel punto. No. Beh, sì. Per No. Aspetta, docking station è il sistema di ancoraggio con le altre navi. Però l'hangar ci serve. L'hangar è per tenere un'altra nave dentro. E puoi tenere al massimo 2 classi sotto la tua classe. Ci servono sicuramente le cabine. Beh, anche la docking station ci servirà comunque. Qui adesso segna docking station 15.000. Metti uno di tutto. Beh, i costi li guardo poi. Vabbè, ma segnalo già che ci siamo, no? Almeno vediamo quant'è. 15.000. L'hangar 10.000. Vedi, però qui non si capisce bene una cosa. Tutte le navi del terzo orizzonte hanno necessità di questi tre moduli. E gli altri sono quelli opzionali. E quindi vanno segnati. Ah, ok. Sì, ok. Perché sono tre già bloccati. Quindi c'è il ponte. Reattore. E il generatore di gravità. Poi scusa, non abbiamo un weapon system? Ve lo auguro. Lanciamo gli elastici. Non ci avremo un workshop per riparare e sistemare i sistemi? E il workshop, sì, anche per affilare la mia lama. Gli escape pods non ci servono. Mica. Esplode la nave, dove vai? Ammazziamo prima noi. Beh, Bizzi si è rimasto. È ancora nello spazio. No, io come. Non è mai stato recuperato da nessuno. Peraltro, a causa di un escape pod. Esatto. Da terra. Bellissimo. Poi le cabine standard. Ci serviranno sicuramente. Sì. Il medlab. Io ne voglio una più bella di quella standard. Senti, cioè, questo è un botto. Infatti. Quando avremo soldi, le prenderemo. Come quella la prima cosa che facciamo, guarda. Weapon system, sicuramente. Io non sono abituato a queste cabine piccole. Il workshop, beh, più o meno. Beh, però non so quanti ce ne stanno. Noi quanti ne possiamo mettere? Ancora due. E allora metti una cabina di lusso. Ancora due. Ancora due. Noi possiamo arrivare a 10 in tutto. Ah, 10 la nostra? E metti una cabina di lusso. No, sì, metti il workshop, l'hai messo? Sì, già messo. E infatti. Weapon system? Messo.
Ne potete mettere più di uno, eh. Ogni arma prende un weapon system. Ma tipo un laboratorio. Almeno un paio di weapon system. Che poi sia weapon system e torpedo. Ma non abbiamo le persone per sì, considera sparare. Che ogni arma. Ci deve essere qualcuno a usarla. Allora, almeno dell'autocannon. Il cannone automatico. Però è usato come arma anche quello. O una cabina di lusso. Sta cazzo. Ancora! Di cabina di lusso. Metti che facciamo arrivare allora, qualcuno. Chiamiamo la Costa Crociere, la nave a sto punto. Ma scusa, ma metti che invitiamo solo un dignitario, qualcuno che dobbiamo far stare bene. Allora la Smuggler Stash. Quella ci sta. Ma perché? Cos'è che dobbiamo contrabbandare? Persone. Ok. Noi stessi. Stiamo cercando quel tizio vestito di nero nella cosa. Venite pure a vedere, non c'è nessuno qui. Quanti ne hai ancora? Se ne cercano due son cazzi. Allora, cappella. Salvage Station per far due soldi. Quella che prendiamo i detriti e le cose varie. No. Questi cazzi, ne vendiamo informazioni. L'hangar te lo sei messo per, sì, per tenere. È la prima cosa che ho segnato. Ok, allora. La cappella? Ma perché cappella? Che ci ne frega della cappella? Non abbiamo un predicatore in gruppo. No, quella persona importante. Aspetta, una cabina di lusso. Aspetta, la cappella fa. La cappella fa perché pregare l'icone ti aiuta a fare il salto iperspaziale fra sole e sole. Vedi. Ma la cabina di lusso cosa fa? Niente. Ti dà lusso. Dai, allora la cappella. Ma allora, scusa, le cabine che abbiamo mettiamole di lusso. Non vuoi mettere una cappella in poppa alla nave? Eh? Beh, chiaramente. Chiaro. No, la cabina di lusso metallo, è un modulo a sé stante. No. Sì. Una cabina di lusso è un modulo, se non sbaglio. Ma no. Sì. Cioè, cabine standard o cabina di lusso? Cioè. Ah no, cabins, vediamo qua. Prima. Io piuttosto il MATLAB, sì. Se proprio devo... Sì, cabine. Sì. O... Noi abbiamo preso quelle standard per ora, se no c'è la suite. Mi danno le cabine. Vedi che standard. Noi siamo di classe 3. 3. 3. Ah. Ne potremmo avere una sola di suite. Sì. Mentre di standard 4. Ok, quindi... Quindi o una suite o 4 stanze. 4, ne prendiamo. Ma siamo in 4. Prendiamo 8 stanze. Sono due moduli però. Ma siamo lo so, ce ne manca ancora uno, noi siamo in 5. Siamo ancora uno? Siamo in 5. O presumiamo che il pilota sia sempre sdraiato sulla sedia. È esattamente quello che succede. Sempre lì. E comunque secondo me è possibile anche che tra me e lei stiamo anche no, che dorme in realtà cappella. In realtà vi hanno fatto un bonus di sconto. Mi hanno dato 4 cabine standard e una poltrona reclinabile. No, io dormo volentieri nella cappella. Se vogliamo risparmiare un modulo. Ma io dormo volentieri nella cappella. La cappella è un modulo. Cappella o MATLAB? Io sono molto religioso. Io vi dico anche un'altra cosa. La service station. Io sono molto viziato, però il MATLAB. Cos'è la service station? Serve a riparare la nave. L'abbiamo già messa? No. Service station. Scusa, sì, ma allora... Aspetta, ma allora togliamo il workshop e mettiamo il MATLAB. Beh, sarebbe anche il workshop. Ma riparare la nave... No, riparare il noi modulo. Sarebbe il modulo aiuta l'ingegnere a riparare durante il viaggio. Non abbiamo nessun ingegnere? Sì, io. C'è per forza. Ah, okay, dai. C'è per forza. Io sono quello che fa. Perché poi le postazioni della nave sono capitano, ingegnere, pilota. Ah no, il workshop è per riparare le cose quando sei a bordo, ma non le cose della nave. Esatto. Beh sì, tipo okay, riparare okay, la pistola, sì, riparare okay. Quello. Ci mettiamo il MATLAB al posto del workshop. Sì, io ve lo consiglio ampiamente. Sì, sì, anche perché il service, quello per riparare la nave. Il service è stato messo. È stato già messo? Okay. Perché il workshop dà più una technology. Dobbiamo ancora... Ma scusa, abbiamo messo due moduli per le armi, uno solo. Uno. Ah, ok. Ma perché ci serve il MATLAB? Mica ci dobbiamo ferire. Appunto. Fidati che... Vendiamo informazioni. Anche la nave mica si deve rompere, scusa. Sì, e la nave è più facile che si rompa. Siamo in 3 ricercati e mezzo, però. Sì, ma se ci trovano su qualcuno ci spara, appunto. Quindi è più facile che si ripari la nave. Ma la nave è già messa. Voglio togliere il workshop per riparare la spada. Ah no, il workshop spada. Per riparare la spada, non me ne frega cazzi. Un no, cazzo sì, sì, di toglielo. Riparare la radiolina. Ma tanto per dare un più lo puoi fare normale, vai, vai. Quindi, questa cabina di... non c'è spazio. Sarà un tormentone per tutta la campagna. E fuori dalla nave. Tutte le volte che qualcuno sbaglia. Fatti 10 moduli. Aspetta. C'è da scegliere il talento. Fitius. Talento della nave. Una di lusso. Con come ultima creazione devi prendere i talenti. Parti con 3 talenti. Party game. Ma puoi aggiungerne altri dopo. Va bene. Non c'è limite ai talenti che puoi avere, eccetto i soldi. Sai, è come dire, non c'è limite alla casa che puoi comprare, eccetto i soldi. Allora... Grazie, Al.
Il talento costa in percentuale nel costo. Allora, comunque, le voci della, dell'oscurità ci dicono di equipaggiare la nave anche con blackjack e squillo di lusso. Vedi che il lusso c'è comunque. Metti il modulo, metti il modulo. I talenti costano da un percentuale su quello, sul costo totale della nave. E ne dobbiamo avere per forza. Sì. Bene, perfetto. Allora, poi c'è. Faccio il conto della nave. Armatura ablativa. Parla. Sì. Non mi hai fatto niente. C'è quella, la mini descrizione. No, quello era un difetto della nave. Che parlava? Bellissimo. Bello. Oh, se lo volete. Dov'è? La nave potrebbe diventare un PNG. Intelligenza artificiale eccentrica. No, bellissimo. Dai, per favore. Dai, è una cosa che possiamo prendere. No, no, è un difetto. È il difetto invece della, invece della del problema. Sti cazzo. Tutta la vita. Sì, però richiede il. E visto che io non mi sono chiamato come Al, come sempre la chiamiamo Al. Allora devi mettere l'intelligenza artificiale della nave come talento. Aggiuntivo. No, gratuito. Al 40.000. Ve l'hanno venduta in sconto perché c'era il difetto. Ma sì, ve lo sconto l'intelligenza. Si chiama Al. Va bene. Perché pensava AI, ma ha letto come la L minuscola AL. È bellissimo. Quando il problema si manifesta, l'intelligenza si rifiuta di fare un comando. Bellissimo. Aspetta, ma inizia a protestare con rumorosamente attraverso l'intercom della nave. Io ho capito. Dura un intero combattimento o alcune ore. Io ho capito qual è la mia funzione della nave. Calmare l'intelligenza sì, artificiale. Sì, io parla, convincere l'intelligenza artificiale a rifare le cose. Io la metterei come capitano della nave. Aspetta, perché quando lui è ubriaco mette sempre la. No, perché lui fa il pilota. È il capitano. Allora, capitano io, non è il pilota. Io ho command se serve, però non so cosa. Allora, svolgere le funzioni. Command fa da capitano. E io ho tiro 8 dadi su command. Il capitano. 8 dadi? Ve lo consiglio ampiamente. Il capitano è quello che quindi parla. Quindi tu sarai l'operatrice dei sensori, perché io sono l'ingegnere. Ok, cosa fa l'operatrice dei sensori? Fai le scansioni, trovi dove sono gli avversari. Ah, e... Okay. Sì. Va bene. E ho aggiunto anche la cosa che trovi dove puoi occultarti o nasconderti. Ah, va bene. Perché era carino. Ho visto troppo Star Trek. Poi? Allora, Ship Intelligence lo devi mettere per forza, ma ripeto, gratuito. La nave può assumere una funzione qualsiasi con attributo 1 e skill 3, quindi scriviti la 4 dadi. Può fare una funzione per volta, non può rimessestire più di un membro per volta. Vabbè, se uno di diventa eccentrica negli anni. La nostra è vecchia. Ah, molto vecchia. Poi così abbiamo... vecchia da non saper distinguere una I da una L. Armatura ablativa. E quindi crede di chiamarsi Al. Bisogna prendere. In realtà era una I maiuscola. Dobbiamo scegliere 3 talenti per la nave e finiamo. Armatura ablativa riduce di 3 danni un colpo subito una volta. Poi l'ingegnere la deve ripristinare. Ok. Contromisure avanzate, da più 1 alla manovra di contromisure. Avanti. Della serie, se vi arriva un missile addosso, certo, le contromisure sono più facili che lo abbattano. Allora, computer avanzato nel lock, vi dà più 1 a agganciare le navi nemiche. Missili avanzati, ma direi che... ci sono i razzi antimateria, io prenderei i razzi antimateria. Ma devi avere... Graviton Projector ce l'hai, però lo puoi fare, c'è un modulo addizionale. No, per gli armamentari, sì. Beh, no, lo puoi scrivere come modulo addizionale. La nave può tenerlo come modulo addizionale. Ah, facciamo le cose intelligenti. Ah, ok, se usi i razzi antimateria ti liberano slot. Possiamo anche prendere bonus modules come talento. Oh. E vi dà 4 slot in più. Beh, io direi Blessed Ship 1, nave benedetta, perché ci abbiamo lei, tutto quanto, e da tutti più 1 a tutti i tiri di pilotare. No, il portal jump a pilot quando fa il portal jump. Beh, quindi il salto interstellare benedetta. E lungo viaggio. Il library database anche io lo metterei per noi, perché sì, siamo mercanti sì, di informazioni. Sì. E research computer? Oh, library database sicuramente. Sì, sì. Blessed Ship, quindi secondo library, me ci sta. Library database. E poi dobbiamo vedere se heavy armor. Beh, i moduli addizionali, ragazzi. Ah, no, aspetta, ce ne sono un sacco d'altre. Per la camera lì. Ship intelligence l'avete già. Stealth technology.
e tanta roba. Eh beh. Cioè, se noi in che cosa siamo debolissimi? In armatura, se non sbaglio. No, di crew. Di persone? Perché? Non abbiamo... Perché c'è anche una cosa che ti automatizza uno dei ruoli delle persone. Ce l'abbiamo già, l'intelligenza no, artificiale. Ship system. È il difetto, hanno cambiato il difetto mentre fumavi. Adesso c'hai l'intelligenza abbiamo della nave eccentrica. Se si entra il difetto, si rifiuta di... Sì, ma quella è l'intelligenza. Poi c'è lo ship system. No, non hai capito. Oltre a questo, il difetto è che la nave decide di rifiutarsi di... Sì, quello sia il difetto, ma poi c'è lo ship system che tu puoi dire che ad esempio gli armamenti sono automatici. Oppure il comandante è automatico, oppure il... Una delle persone della crew è rimpiazzata da un computer. Beh, però non gioca, ma in realtà... non gioca tutti i turni, eh. Esatto, noi siamo in 5 e ci sono 5 ruoli. Cioè, della nave. Ah, okay. Questo quarto, lo prendi quarto, se quarto, hai bisogno quarto. Del quinto ruolo e lo siete in 4. Esatto. Ma veramente, prendiamo... Aspetta, visto che siamo gente che scappa, gli acceleratori... Beh... Ti danno più due per fare... Allora, la, allora lo stealth. Allora lo stealth. Sì, lo stealth. Lo stealth, sì, stealth. Stealth technology, anche perché noi abbiamo... Cioè, per me lo stealth è proprio avere... L'invisibilità. Cioè, a un certo punto... Sì, puoi attivare l'invisibilità... E Klingon. Sì, esattamente. Stavo dicendo Romulani, però... Adesso genererò un nome casuale di astronave. Ma hai già preso gli extra moduli? La Firestar. No, non abbiamo preso. Perché non abbiamo preso i moduli? La Battlefly? Voglio le cabine. No, esatto, cabine di lusso, i moduli. La Battlefly. La Firestar. Potremmo chiamarci. Allora, ce ne propone diverse. L'Enterfly. La Millennium Eagle. Vediamo. L'abbiamo già fatta il Centennial. Ah, è vero, Centennial Sparrow. Il Millennium Pigeon. Esatto. STS Oberon, ok. DS Antagonist. Non è male. La HVS Herald, SC Cossack, SC Infinity. SC Cossack. SC Infinity sembra quella fatta dai 14 anni in crisi ormonale. E invece è un generatore. SC Cossack sembra un po' SC Cossack. Harbinger, Kronos, Sheer Razor, Manhattan e Barbara, che è il nome della... Barbara! Il nome Barbara. Originale dell'intelligenza artificiale. No, dai, no. Vabbè, voto Barbara! Io voto l'antagonist. Antagonist, in effetti... Però fa un'altra generazione. SS Nightfall. The Exterminator. Poi c'è... Aspetta, è la nave degli Expandables. C'è The Exterminator e c'è anche USS Exterminator. Voleva essere sicuro. La vorrei vedere in Star Trek una nave del genere. Veniamo in pace. La nave diplomatica. Siamo The Exterminator. C'è i Dalek a bordo. HMS Lucidity. Calypso. Che bello, non è male. Calypso è bella. Black Cloud, Warrior, Vindicator, Rebellious e Flavia, perché è un nome di donna. Cioè, secondo me Calypso mi piace. Calypso è bella. Calypso piace a tutti. Calypso è a sto punto andiamo con la scilla. Ipso. C al Ipso. Perché altrimenti l'intelligenza artificiale, se non la chiamiamo col suo nome, la nave in parte si schianta. Una volta ha detto: mi schianto, adesso entro in orbita e spengo i sistemi. No, allora ci chiamiamo Calypso. Le dovremmo dire che cosa ho detto, non tantissimo. È come l'hai detto, ma cosa hai detto, esatto. Non come l'hai detto. Ok, perfetto. Abbiamo un'astronave. Peccato per questa cosa delle cabine, però beh. Te la compreremo la cazzo di cabina di lusso, prima o poi, dai. No, no, lui fuori sì. Dalla nave, però. È che galleggia nello spazio. In realtà, c'è Vizis dall'altra attaccata parte. Attaccata con le corde dietro, tipo scinnautico. In realtà, l'hangar l'ha addobbato per sé. Oppure, tipo, sai la portantina di Chiamano Trinità, no? Sì. Quella attaccata al cavallo dietro. No, allora, effettivamente Simone mi ha dato un'ottima idea. In Firefly, dove abitava la... ottima ragazza, esatto. Oh, la facile. Diplomatica, la diplomatica. Oh, la diplomatica. Sì, va bene. La Baccarin Morena. L'ottima Morena.
Non mi ricordo. Abitava in uno shuttle che starà dentro l'hangar, quindi puoi stare dentro l'hangar, dentro lo shuttle. Bello. Lo shuttle. O altrimenti delle quattro cabine extra, delle quattro cabine extra che abbiamo. Non abbiamo quattro cabine extra perché non avevamo più i moduli per comprare. Quindi lui dormiva veramente. Sì. Lui dorme sulla sedia o comunque io dormo spesso nella cappella. Io dormo nello shuttle. Io dormo spesso nella cappella perché faccio tipo aria. Capisco. Nel senso che apri la finestra e fai esatto. Faccio aria. L'astronave poi funziona benissimo. Faccio un vento e svengono tutti. Esatto. Abbiamo finito. Yes! Cazzo, non so ancora come mi chiama. Devo calcolare il costo del generatore. Mi piace questo personaggio. Bello, anche a me mi piace. Sono contento. Buon generatore? Sì. Di che genere di nome? Io devo essere, sono anziano, cioè nel senso io ho qualche sono punto. Anziano per la cronaca etnia? A sto punto arabo per la cronaca. La nave che avete nell'hangar può portare dalle 2 alle 4 persone. Quindi okay. Vi serve anche come nave da sbarco. Diciamo che essendo portando dalle 2 alle 4 persone è completamente occupato dalla mia. Sì, questo però... è quello che mi ha detto il generatore. Samad, mi piace Samad. Samad Gesù bambino. No. Così. Aspetta, ho bisogno di un sì, però cazzo di legno. Allo space cazzo. Scooter qualcosa glielo metto come talento, tipo i razzi antimateria. Però solo Beh, no, gli metti cabina sulla Vespa. Lo scooter. No. Gli metto extra module che se ne può prendere uno e metto la cabina di lusso. Perché l'ho completamente riarrangiato. È come un cinquantino con dietro. Esatto. È un'ape praticamente. Perfetto. Sì, Samad. Fantastico. Allora, quello che avete ascoltato finora è stata la creazione dei personaggi di Coriolis, la cui cronaca sarà Third Horizon Chronicles. Third Horizon. Inizieremo settimana prossima e andremo avanti per un po', almeno finché non moriremo tutti inseguiti dagli zeloti. O finché non cambierò il mio quarto personaggio. Quando dovremo scappare con lo shuttle ci saranno tutte le mie cose in mezzo. Gli oli essenziali. Buttate fuori questa roba! Uno fa una perché manovra. Perché hai staccato il motore per metterci quei vasi di fiori? E dove li mettevo? Vabbè, ma banalmente una manovra alto G e la mia boccetta di profumo, cioè quella di cristallo, per esempio, che parte e ti si pianta nella tempia. È normale, no? Perfetto, bellissimo. Perfetto, sono molto contento. Settimana prossima vedremo che cosa succederà a questo gruppo di sconsiderati ignoranti. E a proposito di settimana prossima... Non ci sono, no, sei bello. No, abbiamo un annuncio. Fallo. Vado? Parto? L'annuncio è tuo. Parto con l'annuncio. Tu, proprio tu che ci ascolti, hai sempre voluto giocare alla quinta edizione ma abiti una frazione di Sarzano del Garda e l'unico gruppo di gioco che trovi è la tombolata con le lenticchie per segnare i numeri ed è stato perso il 12 e il 61? Hai sempre voluto provare l'emozione di giocare a Dungeons & Dragons ma torni così stanca la sera a casa che solo l'idea di uscire per andare a giocare dall'altra parte della città è allettante quanto tornare al cinema a vedere Avatar The Last Airbender? Hai sempre voluto giocare quel Warlock con Tulu come patrono, ma se lasci il cane, gatto o figlio a casa da solo, rischi che si strozzi con i dadi da 20 lasciati in giro perché non puoi permetterti la domestica e non pulisci dal weekend scorso? Non disperare, perché Fumble lancia Loot! È la prima campagna online, non registrata, non in diretta, di Dungeons & Dragons quinta edizione. Puoi giocare tranquillamente a casa tua, quando vuoi, più o meno. Ci saranno altre informazioni durante la settimana, comunque sarà una cosa alla Western Marches, per chi non le conosce, masterizzerò io, sarà giocata su Roll20 più Discord, quindi su Roll20 più un sistema per usare la webcam, preferita, non è necessaria ma è preferibile. L'ambientazione la rilasceremo a breve sul gruppo che lanciamo, comunque di base è siete tutti degli non impiegati, degli avventurieri. Avete deciso di entrare a far parte della squadra d'élite dell'impero di Temes. Le guardie di Temes. L'impero di Temes. La squadra d'élite dell'impero. Ovviamente vi porteranno in una sezione molto segreta delle forze imperiali di Temes e il vostro scopo sarà quello di custodire e fare missioni per un magazzino dove vengono custoditi gli artefatti più potenti del regno e impedire che vengano sia rubati o recuperare quelli che ci sono in giro.
Cosa vuol dire tutto ciò, a parte la vaccata che ho scritto e il 1261 è importante se sono stati persi la tombola? Che potete giocare, si giocherà martedì o giovedì, a seconda della gente che si iscrive, ci sarà un gruppo aperto su Facebook a breve, si chiamerà Loot, e potete giocare online. Non è detto che in un gruppo ci siano gli stessi da una settimana all'altra, se c'è tanta gente si cercherà di far giocare tutti. Se c'è poca gente è possibile che ci siano più giorni, quindi non dovete giocare tutte le settimane. Vi daremo altre informazioni durante questa settimana, perché inizieremo probabilmente la settimana di fine gennaio. Quest'altra settimana... Il tempo per il compleanno di Fumble. Tempo per il compleanno di Fumble. È giovedì 31. In questa settimana, con gli annunci che poi vi daremo questa settimana, si faranno i personaggi. Ci sono delle limitazioni, ma quello poi ci sarà un documento che passo a tutti. Se non avete mai giocato possiamo farli insieme trovando il tempo. E quindi se volete giocare con me di Fumble, con possibili ospitate poi degli altri, chi vuole venire si può aggiungere, non sarà registrata in live, quindi non ci sono pressioni, cioè sarà live ma tra di sarà noi sarà live tra di voi come sempre il gioco di ruolo. Quindi se volete giocare la quinta con un master d'eccezione, ovviamente io. Ah, non parlavi di me. No, quello è un master eccezionale, non d'eccezione, che nel senso che è un'eccezione che ci sia. Comunque c'è una prenotazione, Roberto. Vi darò altre informazioni, adesso apriremo il gruppo, poi state in ascolto sulla pagina di Fumble, perché in questa settimana daremo altri annunci. Comunque ripeto, non è una cosa che dovete esserci tutte le settimane, si giocherà dopo cena, quindi con calma, poi 2-3 ore il martedì e il giovedì. Se volete aggiungervi, a me fa piacere, si può giocare tutti insieme. Se poi questa settimana qualcuno che è un esperto di Roll20 mi vuole dare qualche dritta, ben venga. Poi ci sentiamo su Facebook. Troverete tutto sulla pagina Facebook di Fumble. Se non avete Facebook, fatevi un account anche a caso, scarso, anche col nome di un PG, se volete, su Facebook, giusto per entrare nel gruppo, perché poi l'organizzazione dei gruppi e tutti i materiali di gioco saranno sulla pagina. Esatto. Troverete tutto sulla pagina. Sulla pagina trovate anche in vendita i manuali di Clotos e di Gattai, li trovate in vendita anche su DriveThruRPG, li trovate in vendita su FumbleGDR.it, perché pare brutto, su Amazon, e da settimana prossima anche nei negozi grazie a Manicomics. Quindi andate dal vostro venditore di giochi di ruolo di fiducia e ditegli di ordinare una copia di Clotos e Gattai anche per voi. Pensavo Fumble Now. Se invece volete comprarli direttamente da FumbleGDR.it, tanto meglio, iscrivetevi alla newsletter che trovate sul sito di FumbleGDR.it, perché vi arriva anche uno sconto da usare sul vostro primo acquisto. Quindi bello, 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 tanto meglio. E riceverete le news, appunto, ad esempio su Loot, riceverete le news sui prossimi prodotti che stiamo preparando, riceverete sconti quando sarà il caso, eventi, tutto quello che può essere utile per voi, nonché il recap delle puntate della settimana. Yes. Che anche quello schifo non fa. Noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Fumble. Grazie a Simone di per prestarsi a questo gruppo di auguri. Grazie, caro. Auguri. Esatto. Mi spiace non per hai te, proprio Simone, idea. Non hai idea del guaio in cui ti sei ficcato da solo. Non avete idea. Sì. E ricordati che quando io dicevo a Claudio: no, Claudio, ti prego, il complottista, vero complottista, no, io lo dicevo solo per te. È vero. No, ma alla fine è saltato fuori uno che non è complottista. Uno scettico. È solo uno scettico. Ci sentiamo settimana prossima con la prima puntata di Coriolis. Sarà molto divertente. Third Horizon. È stata aggiornata sulla pagina di Facebook per tutti gli annunci, le puntate di tutto quello che accadrà nella grande famiglia di Fumble, anche perché ci sono anche tutti gli altri. Siamo una grandissima famiglia. Adesso sì. SideQuest Epoca. Andate ad ascoltare anche SideQuest Epoca. Se non l'avete ancora fatto... Sì, in SideQuest ci sono un paio che mi piacciono tanto di quelli di SideQuest. Ah, scusa. Sai, questo non è bellissimo. No, ma soprattutto, master, per, soprattutto per due, no? Sai, c'è cioè quello che si chiama Claudio 2. Claudio 2. Non ha nemmeno un cognome. Claudio no, 2. Si chiama Claudio 2 perché l'altro si chiama Ron. Beh, io segno Claudio perché l'altro è Ron. Quindi allora Pustorino perché l'altro si chiama Ron. La settimana prossima. Buonanotte. Buon weekend.